Quindi ti serve lo zucchero. Mi servono le punture di insulina, no, però no, Veramente, veramente dici? mi serve lo zucchero. No, mi serve lo zucchero a stecca, raga. Ce l'ho io lo zucchero. Papito, es che Marco? Marco? Dime. Marco Carta? Te he dado tres paquetes de municiones en tu caja. Ho notato, fratellos. Bravos. Te tengo aquí. ¿Chi es que utiliza la 357? Dai, Te dico andiamo, ragazzi, su. gracias. Io c'ho due pacchi di 357, se le volete. Il No, ho raid è messo solo i pronto. caricatori, perché le munizioni. Necesito azúcar, papi. Necesito azúcar, se no me muero. Siamo in live. Però sta canzone Paoli mi faceva aumenta bestia. Me la mette con i raid di Bob di sottofondo. Oh, lascia perdere. Bella, eh. Ah, dietro lasciamo così. Ah, c'è Paolo. Sì, a me mi lasciate qua perché ho bisogno. No, raga, serio, ho bisogno di zucchero. Ok, fa vedere se questo c'ha zucchero. Sì, va bene, dai, possiamo andare. Ok. Campio, Tutto è shine, pronto. baby, look Scusa, bro. Pensavo uscissi. at you. Io no, io rimango qua. Hai ragione, Otto, fai In bene. ogni Fai caso, benissimo. tu potrai scegliere. Mettete dei carboni attivi per le vostre difese. Avete i painkiller, avete le bende, avete il cibo e l'acqua piena. Dovremmo avere Appena tutto. arriviamo vi do pure una B-Ball and Pills. No, ce l'ho pure io la bivolla, no, cioè, nel senso, Allora, obbligatela se ce l'hai. mangiatela tu. Dammela a me la bivolla. No, a te niente. Quando mi aiuterai con i lupi, ne riparliamo. Oh, il brucia sto fatto. Porco Vabbè, due. Marco, non ti preoccupare. Grazie, Mi è Cleto. dovuto venire a riprendere Teto che era inseguito dai lupi a Ok, sua ragazzi. volta. Vedi che se io non avessi salvato Teto, tu non saresti qua Ma tu hai con noi. Ok? salvato Teto perché io ti sto sul cazzo. Andrea, manda un po' di Perché link non della avessi live, fatto siamo tutti la stessa. No, in sto live insieme. Manda il link che stiamo a scherzando. raidare, Andrea. Se ti va. Da questa buona azione. Pronti, signori? Che come spamma Mimmo Sniper, non spamma nessuno. Io mi faccio la barba nel frattempo. No, tagli i capelli. No, io pure forse lo sai. No, però non credo che lo fa fare. Utenti. Mettere calze. Ma quelle a rete? O lo vuole fare finta che è un mio nemico? In chat globale. Ma sei una Polilazio 4-0? Insigne politano, insigne merda. Ma dov'è questo, raga? Dovrebbe essere Marco in B2, metà Ah, quello B2. al centro di B2, quello là, ok, sì. E si va a Faccio raidare non ha visto che tutti cosa abbiamo scritto insieme. prima in chat, Che vero? avete scritto? Con le cose. Ah, vai a vedere, tu mi sa che puoi ancora salire e Che avete? Vabbè, dimmelo, dimmelo, posso guidare sui vedere. Ah, il ponti. tipo mi scrive One bullet to the Russian, mi scrive Darkest, you are a girl. E gli rispondo I am the woman to pick with the pussy and with the dick. E lui mi fa I will pass. Maybe I am No. enjoyable both way. E il tipo, il finlandese mi risponde When to peace and the chat turned to grinder Lol. up. Fine. E un altro loro ha scritto This is unbased server. AN staccato based server. Che non so che cazzo volesse Forse tipo che tutti stanno intendere. entro alle basi. Sì, esatto. Ma non noi sicuramente, guarda. Ho sbagliato strada. Vabbè, risalgo da sopra, no, non ho sbagliato strada. No, non l'ho sbagliata, però.
Previsione della ride. Pronti? Allora. Pronti. La ride bella andrà bene. Bella scate, Dan. Bella, ben arrivato. Stiamo andando a raidare come Paolo, pazzi. Paolo, moriremo. No. Ok. Bene. Okay. Sì, proprio. Sì, io la penso così. Poi vedremo. Secondo me io crepo quei lupi. Già il fatto che Marco abbia fatto il passo avanti riesca a pensare, regà. Comunque, il leader è un grado in più. GG. GG. Bravo, Marco. Ma lascia riparlare Marco, ste bacca la maone. Sinutremone, sinutremone. Baccalone, baccalone. E là, là. Bravo, là, prendi appunti, là. Ci ha mangiato la cotoletta di fretta. La cotoletta, tu si bares la cotoletta. Il pollo impanato. Il pollo impanato, beh. Cotoletta, la cotoletta. I polentoni la chiamano. Con i peperoni e siamo però tutto bene, brother, tutto bene, stiamo bene, stiamo. Guardaci, mo, bene, momento. Stavamo bene. Stavamo bene. Bene, bene. Oh, qua a destra, giusto va? Ma tre boss. Allora, apriamo il frigorifero. C'è la quinoa. Prendiamo la quinoa. Vogliamo fare con le mani? Vogliamo ballare? Vogliamo ballare? Allora, facciamo così con le mani. Bene. Vogliamo fare con le mani? Vogliamo fare con le mani. La Frank si mette le mani in faccia. Si blocca, lo guarda. Sì. Come pedino non ci sto a credere che sta questa cosa. Allora. Però raga, non potete dire che Frank. Che Frank c'ha una comicità particolare. Ha fatto una comicità particolare. Ti vedo carini, dai, sfondate tutto, dai, e bro, bella, scala da Frank è quella persona che non ha bisogno di fare una battuta compiuta per farlo. Esatto, Frank è quella persona che non ha problemi di sudore. Tipo quelli come Claudio che va a sbullare in faccia. No, raga, così a Claudio, questa però, raga, c'è da dire che si sfoga proprio, ricordi di Gigi D'Alessio? C'è un filo sottile tra essere una battuta e un complimento. Allora, prendiamo i prodotti a chilometro zero. Dopo, se la ride va bene, ve la piazzo io una canzone. Ah, ti ho messo una canzone, Marco. Ok. Adesso. No, non è qua. Scusa, Clark. Ah, hai messo una anche te? Ah, okay. Sì. Ah, rock party. Dopo questa, dopo questa. Dopo quella di Claudio. And the animal skin. Illumination. Rock your bye, baby, rock your bye. Siamo questa arrivati. Le più attive che conosco. Andiamo a spaccare tutto. Andiamo a raidare. Ah, non ci vorrebbe sta gente, paura qui, straludo. Oh, non è tipo qua a destra la base dei tizi? La macchina però c'è ancora qualche parte da. Eh sì. Un gioco di W che non fa la sgasata, non lo so neanche io. All'ombra di questo pioppino. Allora, un attimo briefing. Non ci credo, non ci credo. Vada la musica. Lo odio sto gioco, sto bug, lo odio. Ok, briefing. Allora, briefing. Briefing premise. Ma la cassa non serve adesso. Vabbè, allora, sarà prima di tirare fuori la cassa. Dobbiamo vedere prima com'è la loro base. Serve uno con il coso. Ok, mirino buggato, slog e relog. Velocissimo. Uno con prima che metal. Succeda una cosa brutta. Ma io non lo posso via, raga, perché sto pieno di screwdriver. Allora Mimmo, tieni il metal, vieni.
Attivalo. Ok, andiamo. Ah, ecco, cosa mi sono dimenticato. La bussola militare. Vabbè, vabbè. Ok, mirino sbaggato. Raga, chi è che sta parlando? Per favore. Parlando nessuno. Boh, io sentivo una vocina. Era Claudio che canticchiava sommessamente. Tipo rocchia pai, baby, rocchia pai. Così era? Sì, controllatevi la vescica, va. Mimmo, ce l'ha il coso? Bravo, Mimmo. Mimmo, però cerca di comunicare, mo' patato. Ok. Qual è il piano, bro? Il piano è avvicinarsi alla base di questo tipo, capire se c'è qualcuno. Se la base è clear, incominciare a minare e a sfondare per entrare dentro. Bisogna prima rindividuare la base del tizio che sappiamo essere qua sopra. Qua la base, regalo, so io dove è qua. Vai piano. Finite. Qua davanti. La vedo già. Chi ha il metal detector alle spalle? Nemo. Allora, ha un livello 2 e ha un sacco di muri che sono... Io lo stavo mutato e non me ne sono accorto, scusate. Bravo, Mimma. Bravo, bravo. Allora, vieni, uguale. Mimmo. Raga, io devo fare un giro intorno alla base, la devo studiare, cioè c'è poco da fare. Sì, esatto, però Mimmo è rischioso, ma va fatto. Vieni, vieni, Mimmo, vieni. Perché se non c'ho la possibilità di studiare la struttura, non... Copritemi, raga. Ok, uno che va con Mimmo, ragazzi. Io, per forza, vai, io vai, Marco. Marco, tu sinistra. Fai andare lui, fai vabbè. Un giro di tutta la base attorno, tranne che dalla porta d'ingresso. Ok? Sì. Mimmo, lascia stare. Il problema è che quando torno, diciamo, in modalità normale, senza il menu aperto, mi fa cadere il metal detector a terra. Cioè io lo attivo. Sì. Devo rimanere col menu aperto. Vabbè. Ah no. Non è normale. Per terra, spegnerlo, riattivarlo e poi te lo prendi in mano. Buttalo per terra, attivalo, sì. Turni ton e poi riprenditelo in mano. Non me lo faccio andare da terra. Prova tu. Mi è buggato. Io devo uscire di entrare perché mi sta dando il problema del coso. Lasciamelo, Andre. Raga, non vi attaccate alla base, va bene dove siete. Un attimo di audio e calma, per favore, sì. Lasciate andare Paccio, Mimmo lì davanti e Marco. Ce lo fa fatte, eh? Sì, sì. Buon amore. Raga, ascoltatemi bene. Sezione sensibile individuata. Ho trovato il punto debole della catena. Ce n'è più di una. Sì, ce n'è più di una, ma ho già trovato il punto debole. Allora, loro in quel punto l'hanno buildato a scaletta. Ed è là che dobbiamo attaccare. Vuoi andare là col metal? Là devi andare col metal, certo. Guardami, Mimmo. Dove stai, Mimmo? Io non vedo Mimmo. No, ma mi sa che lo usa Claudio, perché a me mi sa bugga. Va bene pure Claudio, tanto Claudio l'ha già fatto l'altro giorno qua fuori col metal. Vengo, io vado con lui. Io vado con lui. Tedo, vai più a sinistra, spostati più a sinistra, Tedo. Quindi raga, chi avanza? Non ho capito. Claudio, io e te. Due devono andare. Quindi chi? Due, tre persone, siete in quattro state andando. Mimmo, no, ferma, dietro, Mimmo, ferma di fare... Oh, fammi di Marco. Lascia andare loro. Oh, Mimmo al posto di Marco, uguale, basta. Tu stai lì, Marco, torna indietro, raga. Decidete. Più a destra, Cla, più a destra. Io vi sto dicendo, però state a fare come cazzo di bravo. 300 gradi, Cla, bravo. Guarda dove il muro fa la scaletta, te l'ho fatto vedere fuori base. Guarda dove il loro muro fa una scaletta. Lateralmente. Sì, ma io sto a cercare le mine. E cercale verso là, perché noi là dobbiamo attaccare, capi? Noi ce ne frega il cazzo che stanno davanti alla porta. Mimmo, gira allora, dove Tedo. Un attimino, raga, non mi seguite. Voglio sentire solo se magari loro stanno dentro. Bravissimo, quello che doveva far Paccio. Paccio, vai vicino alla mura. Vediamo. Non mi pare, eh.
col 7.1 a tutta io. Pacio, ma tu stai, vuoi quest'angolo? Vuoi... Sì, più a destra tua, poco più a destra. Continua alla tua destra, ancora alla tua destra, papino. Ancora parecchio alla tua destra, tipo 3 metri. Fanno la Qua mi scaletta. svariona, qua mi svariona. Perché Perché sta o il c'è il filestinato o una mina. metallo? Sei sul metallo? Sei sui No. muri di metallo? Becca, papino. Becca, Claudius. E spostati più a destra. Bravissimo. Ora fermo davanti a te. Guarda la scaletta che fanno i muri davanti a te. La vedi? Suona qualcosa? Sono più muri. Sì, suona. Fammi vedere se mi Suona riesco lì. ad avvicinare al Sì, ma muro. mi suonava come ieri, raga, che qua non ci sta. Silenzio per favore tutti. Silenzio da parte di tutti. Levati là, levati là. Papi, devo riuscire a capire sta cosa. Spostati. Se salto per aria, dite alla mia famiglia che ho voluto bene. Ok, è Vabbè, minabile. fa un falso Finito. Finito, è positivo. minabile. È un falso positivo, ok. Mi serve la cassa qua e iniziamo a minare. Iniziamo l'operazione. Cassa e pompatori, Ok. qua. Uno dei tre Lasciate ragazzi. perdere. Scusa, pa. Lasciate Mimmo, perdere il tu che fianco non hai potuto fare destro. quello, prendi la macchina, Mimmo, portala qua, che tanto loro non ci sono. Ragazzi, passate tutti da questo fianco. Ignorate il front. Sì. No, 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 ma lasciali lì. No, regà, non venite qua, Tedo. Rimani Io dove sto eri, eri tenendo la perfetto, Tedo. porta, eh. Eri Io sto tenendo perfetto, la Tedo. porta. Esatto, anche Tedo dove era, era Io devo perfetto. minare la porta, però, pa. Voi due Non... state qua. Ok. Adesso viene Mimmo con la cosa, io vi copro da dietro. Io ho Così lasciato il abbiamo metal tutti i detector, lati eh. coperti. No, come l'hai lasciato? Devo spompare, La macchina dove stavo? L'ho lasciato qua comunque, cioè me lo Sì, ma non c'è ricordo. problema, non c'è problema, va bene. Un check online. Allora, perché il punto debole di una base è dove hanno costruito a scaletta, perché queste sezioni di muro, occhio là, fermati. Queste sezioni di muro, come tu puoi vedere, sono singole. Hanno in questo momento 500 di vita meno il loro degrado, intorno ai 400. Ora io minerò una di queste sezioni. Precisamente questa in mezzo, suppongo. Giusto perché questa dobbiamo avvicinare senza saltare per aria. Minato tutto il muro, da lontano la facciamo saltare. Tutto quanto, le mine. E poi gli spompatori incominciano a sparare sul muro. Un centinaio, 200 colpi, quelli che serviranno. Raga, ho difficoltà a trovare la macchina. Secondo. Già. Dottori, Vi vado dietro. ho domanda tecnica, il toggle che mi dico sempre automatico singolo. Che vuol dire automatico? Che vuol dire? Arma da automatico singolo, qual è il Oh, tasto? Shift clic sinistro. Allora. Vabbè, E non spara, no? raga, vado da una mano a Mimmo al volo con la No, macchina. mi aspettavo che non andavo, ma pure sono andato dritto per dritto dietro. Ma non è dritta per dritta dietro. Dove abbiamo parcheggiato, raga? Non me lo ricordo. Raga, mi sentite? Sì, Oh, bella. faccio! Bella Dope Goblin TV. Bella! Ti è piaciuto il Volevo un messaggio attimo. che ti ho spammato? Siamo un Sì, attimo a raidà, sentitissimo. siamo belli concentrati. Ah, ok. Niente, mi servivano un attimo Mimmo e Dino, che gli volevo dire una cosa. Dimmi, Ah, se ci possiamo spostare un'altra stanza. Quanto è lunga? Perché stiamo davanti alla base nemica. No, no, al volo, al volo. Ok. Portami Arrivo. tu però, per favore. Sì, ce ne andiamo a Mimmo. Ah, io sto tornando alla macchina e l'ho provata, chiaramente. Grazie per follow! Bella M1 Kaiser, be Cutter, benvenuto. Allora. Voi cercate di non accendere la macchina perché da qua già si sente. Marco, Sì, ho non c'è capito, nessuno qua. come ce la C'è posso la nessuno. macchina? C'è nessuno, vieni qua vicino con la macchina. Cioè vicino a distanza di mina che esplode qua giù. Grazie, papina. Ah, ho ti portato qua la macchina. Sì, Marco, Certo. non hai capito, non c'è nessuno. Cioè, ora hai di o no, Marco, una certa. Cioè, non è che... Sai cos'è? Ma il problema era arrivare qua con una macchina direttamente quando sono tre di loro fuori dalla base che girano, è un po' una pisciata, però siamo arrivati fino a qua, abbiamo appurato che è libero. Ok, qua almeno, perché sennò esplode la macchina con le mine. Anzi, ma ci conviene tenerla qua che qualcuno se l'aveva pigliata e l'aveva posteggiata. Ok. La cassa al volo. Benvenuti tutti. No. Ok.
Che bello spostarvi mentre parlate. Scusate, raga. Ah, così vai, veloce vai. Era proprio. Sì, gli ha detto che sì, sì, era un messaggio promozionale. Esatto. Sì, era un messaggio promozionale. era spam, raga. Fai bene. Questo è un buon messaggio promozionale. Ok, Claudio, fatti indietro. Che sei stato operato, lo assicuro. Mi fa piacere per voi. Togli il metal detector. È così buono che sono entrato su Discord per dirglielo. Per dirglielo ancora. Attento, pa, attento. Io raga, raga, potete fare un secondo silenzio? Potete fare un secondo silenzio? Solo quello. Basta di... Mi fido di tutti. Dai, io esco, raga, buon ride. Ciao, ciao. Bella, faccio dopo. Bella. Raga, ora Paccio piazza la mina, esplode con la cassa vicino, tutto è finito. Sì. E io sparo sul corpo di Paccio. Esplode pure la cassa, si danneggia, si rompe, tutto quello dentro perso, tutto finito. Marco, ti lascio un attimo questo. Questo che? La voglia di vivere, Marco. That is the target war. Quando stanno c'è ti puzza il cul, mon amu. Ma Teddo ci sta, raga? Absolutely not, sì. Dai che siamo in raid, raga. Dai. Devi scrivere raid come titolo, Paccio. L'ho messo. New follow, M1K teaser, grande, bella, bro. Benvenuto. Welcome. Fa un attimo operazione dedicata, ragazzi. Asti, prosciutto. No, ho detto di farmi la chiamata WhatsApp quando arrivano. Ma chi è il cecio, Mimmo? Mimmo che è di là, sei a tiro della torretta. Però io mi dovete coprire, non è essere di tiro della torretta. Okay, ma con no, Mimmo ce l'avevo. Oh raga, vedete cosa sta a fare Paccio? Sparate a quella, sparate su quel muro dove raga, c'è Paccio. Non è simpatico. Sto scherzando. Non è simpatico, ma non esagerava, cioè è stato simpatico. Vabbè, è stato simpatico, però è stato pericoloso pure come call-out. Fermi. Ma finché non le armi, Paccio, quelle non... Tu ti stai sereno. Tu fatti servire, ok? Tu fatti servire. Okay. E tu che sei? C'ho già il pulsante su rip, eh? Io pure. Fate bene. Già su respawn random. Che non ci entra più, che ha deciso che non ci entrano più oggetti, come funziona? Non me la trascina più sta mina, raga. Che è successo? Sto buggando io? Ho impallato. Vabbè, lasciala lì e spara. No, questa certo. È lei. No, è lei. Si sparerà, infatti. Ma ti immagini questo logga mentre stiamo a far saltare la, ehi, la, il muro? Veramente male. Congrats a lui, cioè che ti devo dire. Ma comunque morirà. Ok. Ma Paccio, hai anche visto il raggio d'esplosione delle mine? Sì. Ce ne dobbiamo andare a fanculo, quello è il raggio d'esplosione delle mine. Perfetto, era quello che volevo capire. No, un albero davanti per le scuole. Ok, raga, mi serve silenzio, perché non voglio saltare per aria. Silenzio, ok? Uno, armata. Due, armata. Tre, armata. Ma le vuoi di tutte e 21? Sì, penso di sì. 4 armata. Le devo contare. Ma armata latina? 5 armata. 6. Qualcuno che riscatta spaventami. 8. Io odio se riscatta le spaventi. Culo, fa un passo in avanti, 9. Raga. Faccio un passo in avanti, ma... 10. Ah, è vero, a proposito, proprio per questo tipo di effetto 11. Farfalla, Schmetterling effect, io me ne vado indietro. 12. Esco, dico. 13. Oh, escort, okay. Ma 14. Andrea. Escort. Raga, gente! Ma stai scherzando? Sì. Oh, però ancora. Sì, sta scherzando, pa. Non dovete scherzare con questa cosa, non mi piace. No, ma infatti non manco a me. Ancora non devi imparare un po'. Raga, il muro è armato, backstabbare con calma. Posso backstabbare. Io? Puoi aspettare? Sì, aspetta tutto il tempo che volete.
Ok, dov'è, da dove vuoi sparare? Fammi vedere dove vuoi sparare per non morire. Dove sono io? Le vedi tutte le mine? Le devi sparare una per una, cioè devono saltare tutte, eh? Ah, una per una? Tutte devono saltare, non salteranno, se no gli devi sparare una per una. Ok, quando volete. Pronti? Più lontano di così, raga. Fuoco in buca. Sì. Sta laggando. Vi giuro, proprio quando avete detto fuoco in buca, mi sta laggando tantissimo. Vai, 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 ne esplosa solo una. Sì, raga, vi giuro, mi sta frame lag. Dai, dai, fatele saltare, dai. Caricatore. Vai, vai, sparate, sparate. Dovrebbero essere saltate quasi la totalità delle mine. Oh, il muro è quello al centro, con l'albero. Mi raccomando, non vi sbagliate a spompare. Fermi, controllo. Ok, no, ce n'è una. Beccate, 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 ce n'è una, ce n'è una, ce n'è una, ce n'è una, ce n'è una. No, ce ne sono ancora tre. Gulo. Non le vedo. Io sì. Finite, esplose tutte. Ok, spompatori, l'albero è questo qua. Quello con l'albero. Quello col. Sì, l'albero. Il. Insomma, avete capito? Quello con l'albero in mezzo. Dovete puntare. Questo no, guardami. Bravissimo, lui. Lui, sì. Ma io che faccio? Rimango di copertura? Certo, tutti siamo di copertura. Io inizio, spompano. Vai, allora, l'abbiamo. Venite qua, con la. No, 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 andiamo sul lato. Qua spompa. Vieni, vieni. Ripeto, vieni, Andre. Sei tuo. Tu. Vieni. Cioè, nella cassa. Dai, 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 dai. Nella cassa c'è pompa e munizioni, fateli, fateli spazio a me. Qual è il muro? Quello con l'albero in mezzo. È segnato da un fottuto albero. Lo vedete? Spara tutti allo stesso muro, sì. Raga, anche da più vicino magari un po'. Infatti, avvicinatevi, raga. Raga, avvicinatevi, cazzo. Non sì, raga, ma il pompa spara a rosso. Potete fermarvi, insomma. Esatto, cioè io ve lo. Raga, avvicinatevi. Tutti scusate, e tre sparate, a cono. Non sparate. Non sparate. Potete mettervi uno qua. Esatto, uno qua, esatto, qua. Esatto. Cioè, non sprecate i colpi, dai. Tutti dentro. Vai. Ma verrà giù, non verrà giù. Come dici, bro? Quanto sarà? No. 500 di vita. Quanti gli devono andare? Altri 100 colpi. Cazzo, c'è uno, c'è uno. È entrato in base, è entrato in base. È morto, senti urla? Sorride. È Birdy, è Birdy, è Birdy. Hi Beardy, we are back, my friend, how are you? Yeah, man, you're there? Ma dove cazzo sta? Era nudo, stava fuori. È morto? No, Paccio, Paolo, sei davanti a me, sei nella mia linea di tiro. Raga, ripara, ripara, è inutile se continuate a sparare, eh. Raga, è inutile se continuate a sparare se lui ripara. Siamo dentro! Vai, vai, vai! Ma è chiuso, open! Assaltate, assaltate! Oh, mi spara, mi spara, mi spara! Sono io. No, no, fermi. Ucciso! Bravi, bravi! Dai. Siamo dentro! Perfetto! No! Oh, curatemi, curatemi! Aspetta. Calmi, calmi. Sono morto. Calmi, aspetta, aspetta. Calmi, calmi. Raga, serve, allora, sì. Aspettate, raga. Uno che guarda il respawn. Sì, sì, dove sta? Dove sta?
Raga, cioppatemi, prego. Raga, calmi, stiamo selciando tutti. Allora, io sto arrivava il tizio a sinistra. Chi è morto a sinistra? Lo sta arrivava Claudio. Io. No. Sono davanti, no. È stato selciato. Tranquillo, non ti preoccupa. Tanto rimane là la roba. Quindi, ma il revive quindi era una cazzata. Sì, no, sì, funziona. Avanti, funziona. Io sono davanti, Ok, vai, piglialo, bacio, piglia Paolo. Dov'è Paolo? Non lo vedo, aspetta. È davanti, ecco. È morto. Avanti. Quello lì per terra sono io. Dietro, quello dietro di te, Paccio, sono io. Sì, ho lì. Sì, se mi vedi lì, sono io. Raga, occhio al respawn, sulla porta. Eccolo, eccolo! È respawnato! Oh, oh, oh! Oh, raga, non chiuso. Aspetta, occhio raga che sto a passa. Che mi rianima al volo, raga. Io sto a pacciatti. Lo rianimo. Copertura, please. Raga, io ho usato tipo 50 colpi. Raga, lui può solo respawnare in base, raga, calmi. Lui può solo respawnare in base, siamo dentro, calmi. Finito il colpo, tornando. No, ha finito. Non può più... Occhio, ho sentito qualcosa. Secondo me non può più respawnare. Raga, io sto sulla torretta, eh. Ok. Ma avete serciato, raga, posso respawnare? Io non ho capito come siamo morti. Ma non c'è un cazzo, ha mosso davvero la roba, raga. Io, raga. No, dai. Ha mosso davvero. Il cartello, non ci credo. Cosa? Darkest Isapussi. Raga, c'è solo medicine, ci sono dentro. Ha mosso davvero i valuables, a quanto pare. Ah. Però, raga, sfondiamo le basi. Ma avete serciato? Perché... Sì, sì, io ho serciato tutto. Sì, sì, sì. Sicuro? Ok. Sector, vado. Ah, che si sapussi. Qualcuno che mi cura? Ah, mi faccio io. Ah, dietro il pezzo di muro che vuoi minare, ce l'abbiamo va giù. Sì, comunque, è quello che è successo. Raga. Chi è che spara? Chi è che spara? Io ho il corpo di lui. Perché? Così. È morto lui, l'ho climmato, tranquillo. Sì, no. Bravi, guarda. GG. Peccato che sono più che altro morto, sappiamo entrare morto. Dentro le basi. Mm-hmm. Le casse? Le sue? Non c'era niente, c'era una cassa di medicine. Basta. Ha scritto qua vicino, eh. Ha scritto in local, eh. Sì, sì. Ha scritto in local, è qua vicino, Ok. Ma che so, quest'altro che stanno a rispondere? Ah, eccolo, raga, è qua, raga, lui, è qua. Guardate. Where's the loot, mate? Ti continuo a pisciare addosso, tanto. Ma serio il locker della porta? Sì, poi dice where's the loot, dentro. Mate? Where's the loot? C'è chiuso dentro. Mm-hmm. Mi slock picco, qual è il problema? Il locker della porta? Ah, rido male se c'è il locker d'oro. E mi faccio... Birdie? Ok, calmi, devo sdoppiccare la porta. Sto correndo verso la base nudo, Ma come faccio a sapere se non mi respawna un'altra volta dietro? No. Non gli si può rompere il letto. Z4 così utile. Ah, ma tu guarda Dio, se devo sprecare cose per questa porta. Porco 2. Ah. S-
scazzone, non provare mai più a chiudermi dentro casa. No, c'è il lucchetto d'oro, raga. Rip bacio. Cioè, questo si è messo il lucchetto d'oro per difendere una cassa di medicine. Raga, rip il mio PC, quindi? Ah. No, perché? Perché? Perché mi faccio di zucchero, bro, che mi aumenta la concentrazione. Bro, come me lo apro qua io adesso, che se mi finiscono i try? Rido male. Che non c'ho il bobby pin. Dai, la bandiera, raga. Ah, la bandiera! No, appena l'ho, siamo entrati. L'ho acclimato, appena entrati. Ce l'ho, come si dice? Overtaking, quella cosa là. Sono io che sto entrando. Speriamo comunque. Comunque lui è venuto da... Da dove sta Memmo, più o meno. Da là veniva nudo. No. Ma chi è sto morto qua a terra, Mimmo? Mm-hmm. Ti sercio, cazzo. No, non mi ha serciato. Non ti avevo visto, scudo. No, no, vabbè. Nel trattura l'avete controllato? Che fa? Eri questo, no? Entra a sinistra. Ah, raga. Ah, no, allora l'avevo serciato. Di chi era questo qua a terra? Come? Era sono cazzi miei, questo. Sono. Porco. Aspetta, due, se è difficile sto lucchetto, se io non ti posso passare cose. Ma mi manca la giacchetta? Sì. Eccola, Andrea. No, perché pensavo fosse tua. Pensavo fosse di Birdy, me l'ero sgraffignata. A posto. Success! Vaffanculo! Ancora! Ancora! Ce n'hai altri due, mi sa, faccia. No, uno già io l'ho aperto d'argento, madonna, raga. Io madonna. Fuori Ma se mi suicido nel gioco lascio il loot qua dentro, zio. Cioè, ma che stai sì, zio? Sì, no, non lo fa, non lo fa. Capito, raga? Che è cosa? D'argento! Da fuori alla base... Ok. Fatto fuori la base e la macchina. Ok. Lo sapete che io gli porterò via. Raga, failure è d'argento, raga. Aprite sto cazzo di coso, dai. Ti provo? È d'argento, papi. Rilassati, pigliati lo zucchero, pigliati. Quanto c'ha? Ah, manda dai, le scosse, raga. Perché c'ho poca no, vita. Non dà le scosse, è d'argento. Raga, io questo mo perché mi sono finiti i drive, apri quello d'oro. Se no lo aprivo, cioè... Non ho bobby pin, se mi date dei bobby pin... Non sta tutto fuori, io c'ho gli screwdriver, considera. Cioè, non so che fare. Io pure. No, allora datemi un attimo. Ho guanti? Prego signori, prego, prendetevi tutto il tempo che volete. Ma tu quanto c'hai a lock picking? Cla? Un attimo, papi. Stai con calma. Ma Dark Assist Pussy l'hai scritto tu, pa, o... No, l'ha scritto lui, immagino. No! Oddio, per quanto, raga! Vai tranquillo, sereno, papino, tranquillo, tanto te lo apri, vai sereno. Se c'hai drive, lo apri serenissimo. Ce l'hai avuto un bel po' di screwdriver. Non è d'oro, papi. Tranquillo. Ti piace? Dark Assist! Culo, serio, Cla? Ti voglio bene. Ti voglio bene, Claudio Cocciolone. Aspetta. Fallout. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta, porco due? Che cosa? Sta?
Tu hai un posto speciale nel mio cuore. Va bene pure mi affanculo, ce l'hai comunque un posto speciale. Sto pezzo di merda mi ha fatto buttare un pacco da Advanced Lockpick, raga, più che di Screwdriver, perché di Screwdriver non abbiamo usato un cazzo. L'Illut era solo farmaceutico, l'aveva spostato dopo l'altro giorno. Dopo un tentativo di raid giorni fa. Comunque lui, ripeto, lui veniva da... non so mo le coordinate, dovrebbe essere nord-ovest circa. Sì, nord-ovest. Veniva nudo da là. Io l'ho provato a mirare un attimo, però è entrato. Ma adesso? Cosa? Ah, no, prima okay. Quando è entrato. Vabbè, comunque è l'ennesima base che ci appartiene. Beh, raga, sì, sappiamo dove stanno la base pure di quell'altra. Scusate, ma avete visto se c'è qualcosa nel coso? Nel trattore? Niente, solo legna. Ok, perfetto. Anche se io gli toglierei pure il trattore, solo che non so da dusci, quindi... Raga, ma chi è che si sta ferì? Guarda, di certo lui gli è costato... Gli è costato un miliardo di punti experience a lui. Raga, io gli screwdriver li metto nella cassa. O no? Sì, se no me li puoi dare pure a me addosso, in teoria. Ne so tipo 40. No, mettili in cassa. Ah... Ma raga, se torno alla base con Metal Detector, se la soppellito qualche cazzo. Sì, non è che puoi farti allarmi. Secondo me lui ha seppellito cazzo. Tipo in giro, fuori dalla base c'è un piccolo shell. Piglia la pala. Non è che io, raga, sto zoppicando. Sono già la pala. Okay, dici che ha seppellito gas il tizio? Sì, secondo me non ha rotto tutto. Come fa a avere rotto tutto un bullet? Come fa lui a essere off? No, secondo me ha nascosto le cose da qualche parte. Vabbè, ragazzi, vedete il Metal Detector? Cioè. Io ce l'ho, ma... Anche qua negli angoli qua dietro. Più che altro, perché un tizio dovrebbe lasciare i lucchetti d'oro a una base? Sì, incastrato lì dietro per terra, qua per terra. No, sopra. Più che altro non capisco perché entrare in base... Quando sai che la base è vuota. No, non facile. No, raga, no, sta qua intorno il loot, non mi fate inculare. Bravissimo. Sta qua intorno. Una di quelle trappole. Cioè, io se fossi stato lui, mi sarei goduto lo spettacolo di gente che entra in una base vuota. Capito? Che sprica le cose. Invece lui è entrato, si è fermato 3 volte. Non ha molto senso se non c'è. Marco, ma tu l'avevi messo il metal? La sua testa ce la riportiamo a casa. Sono entrato, parlava. Ehi, per casa. Sì, parlava come il tizio delle squadre di calcio. Ehi, amico. Tieni, Claudio. Sampdoria. Sampdoria. Così parlava. E Noah. Come ti porti via le casse? Ah, le casse me le porti via così, facendo come Cristiano Ronaldo. Quali casse? Quella con i medicinali. Non c'è niente. Dove sono? Dove vieni da me? Il lutto è fuori, zio. Dove sta il lutto vero di sto figlio di puttana? Culo, si è fatto tutte le postazioncine per salire sopra. Bravo, il nabetto. Not bad, queste non sapevo si potessero fare. Io l'avevo detto che saremmo entrati 9 spettatori. Quanti siamo? 9 survivor, l'avevo detto che saremmo entrati, l'avevo detto. I told ya. Prova qua da me. Dove? Dove stai? Non posso correre però, qualcosa acceso. Peccato per quella mina, raga. Qualcuno ha una sega? Beh, io la posso fare da qualche notte, ma vado a fare il bagno. No. Io pure, penso, sto punto, raga, che ore sono? È arrivata l'ora. All the other kids with the phone pack, it's a failure. Raga, dove stanno le casse di sto tizio? Stanno lì, raga. Non solo cercarle, stanno da qualche parte. Metal chest, trovata. Dove? Che ci sta? Dove? È lucchettata? Raga, ma era normale, prendete la pala. Improvised metal chest, figlio di puttana. Oh, raga, io non la vedo, dove la vedi? Oh, qua sotto, la pala dov'è? La pala ce la Tedo. Tedo, usa la pala. Ah, sì. Tedo, dall'erba alta, usa pala. Mi fa mica spalare. Sì, che te lo fa fare, come no? Lasciamela. Ah, ecco, te lo fa fare, vedi?
Così, dovete cercare tutte queste era, cose. Era scontato, ragazzi, altrimenti no, non sarebbe entrato in base. Ah, lui dice che si è dato tutto qua dietro? Ok, me la slucchetto in base, me la slucchetto, andiamo avanti, me la slucchetto con calma, me la slucchetto. Cerchiamo ancora un po'. Vieni qua. Però sto pick di Darkest Dream non è stato male, eh. Paolo, vieni pure tu. Muovete sì. Questo... GG a Darkest Dream, raga, qualcuno riscatta GG a Darkest Dream, questa cassa è piena di loot, piena. GG. Credo. Oh. Perché stai a fare ubriacone quando... Raga, qualcuno che mi copre mentre faccio sta operazione, se questo c'ha amichetti, in culo quanto saltiamo per aria. No, devi venirmi con la pala, no? Con la mela. Senti, mi sono rotto i coglioni. Perché sta la concealed mode on? Ma vaffanculo. Uccide questo dietro, oh, regà. C'aveva un bomba dietro, ragazzi. Ho controllato tutto, non sembra che non faccio più niente. Qua davanti a me, Fedo. Cercate bene. No, no, raga, cercate, fidatevi, ci sta. Anche attorno, non lontano dalla base, raga, sicuro. Guardate se muoio di nuovo. Oh, qualcuno che va qua davanti, ho paura di saltare in aria. C'ho 20% di vita. No. Aspetta, amore, finiamo di cercare bene. L'ha nascosta troppo vicino alla base. Non so, ha fatto un errore, ma infatti sarà qua vicino, sarà. Capisco, suona di brutto, ma... Niente? No! Oh, porca troia! Era chi ha saltato? Chi ha saltato? Oddio, cazzo! Io e Fedo! Tutti e due? Sì. Dove state? Oddio, boia! Serciateli, dove stanno? Dove state? Però, Fedo, siamo morti insieme, che bello! Sì, ma io non so dove siete, non... Dove state? Davanti la porta, oddio. Mo. Ecco perché non ti faceva scavare. Ma non ti faceva. Come no? Non ti fa vedere che c'era la trappola? Te la fa scavare la trappola, patato, eh? Ma non la faceva cotata. Oh, raga, io nel momento che ho premuto il respiro per vedere le coordinate, i passi. Boom! Sto boom! Pium, 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 boom! Arrivo. Sono serciati tutti e due. Andare a pisciare. Quindi attorno alla base. No! Porco di un dio! Yes. Porco di un dio, erano giorni. LS una sega. Porco di un dio, LS una sega. Serciatemi per favore. Porco di un dio, erano giorni. Erano 5 giorni che non morivo. La mina del bastardello di turno. No, io. Ma che ci muori pure tu, Andrea? Sono zumpate tutte, so oramai. Non saprei, Quelle al lato del muro dove siamo entrati... Vabbè, serciatemi, io faccio lo spawn di due. Mo mi spara sicuro a canni cattivi, allora. Perché sto gioco lo odio. E invece no! Serciato. Fatal error, Gulo, ma che è? Invece no, fatal error diretto. Invece no, fatal error, cioè, clamoroso. Arrivo, ragazzi, Edo, è stato un piacere morire con te in battaglia. Se ce la fa sto gioco. Abbiamo messo un piede in fallo. Ma avete serciato, raga? Sì. Allora, io. Arrivo subito, mi ha fatto respawn all'Andre. Sono morto davanti ai miei occhi, conta. Andre, mi ha fatto là. Sì, le casse stanno tutte in macchina. Poi la cassa di metallo me la apro in base. Si è fatto 3-4-5 kill, mi sa. Però, ci sta. Ci fa con le kill se non c'ha più la roba. Sì, non c'ha più la base. No, ma i fame points non se li prende. I fame points non se li prende se lui non reclama la kill. Le deve reclamare. Ah, no, qualcuno ti arriva appena. Comunque, raga, la roba sta dentro quella cassa. Sì, sì. Sì, ma sicuro c'è pure il resto, Paoli. Non si può portare via? L'ha già portata via la cassa io. Oh, raga, il mio loot è bello importante. Io sto arrivando un attimo solo. È una questione di ragionamento. Scusa, entri a fare in una base vuota. Bravo. No, cioè io so veramente l'impossibile. Marco, io tranquillo. Allora, ci sta una trappola che ti manda il messaggio al telefono. Funziona? Se voi sappiate. Sì, sì, funziona in teoria. Allora, lui è arrivato il messaggio e... No, Andrea, non ci credo. No, il telefono quale? Il telefono, scusami. Al cellulare? No, quello che ti telefono. C'era su arma 3 l'arma, l'avevamo fatto così, vabbè. Sì, ti mandava, sì, in culo. Andre?
segno quello. Su arma 3, ragazzi, arma 3 clamoroso. Se avevi la protezione attiva ti arrivavano i messaggi sul cellulare se qualcuno stava cercando. No, no, ti arrivavano i messaggi su Discord e quindi sul cellulare, sì, veramente. Sì, su Discord, esatto. Vabbè, certo. Esatto, arrivavano i messaggi sul Discord. Sembrava che arrivavano gli SMS. Ancora me lo ricordo quando avevo quel messaggio. Minchia, Marco, un culo, come entrai? C'avevamo la gente, raga, avevamo il tuppa. Vabbè, si può dire? Beh, penso di sì. Non abbiamo mai ucciso nessuno. Una quantità di cose un po' troppo elevata per essere tre persone, diciamo. Hanno fatto, infatti c'erano una quindicina. Un po' troppo elevata. Andrea, puoi stare vicino al mio loot, per favore, sennò te spawna, prego. Claudio, avevamo qualcosa come 10 porose con 10 padlock con i codici da mettere dentro. Cioè, tu devi mettere un codice, solo con quel codice si apre, non puoi scassinarlo, non puoi fare niente. E questi, Claudio, con un sensore termico, quando noi abbiamo sloggato, sono venuti e ci hanno preso i codici. Fanno una scannerizzazione di dove tu hai messo dove hai premuto, capi? Sì. Cioè, e diciamo che usano le tue impronte digitali. Sì. Bravo. Quindi raga, quelli i primi del server stanno a Z4, eh? Ma non stanno a Z4. Dice ma perché Umberto. Ma perché no? Ma perché se no non ti direbbe. Z4 ci sono gli americani, vedi? Non ti sei impicciati allora. Mannaggia le mine, mannaggia. Dazio pure a muovermi. Quanto coso è il yes addirittura? Ci ha goduto quasi questo saltato per aria te. Porco Giuda, solo così, sti ratti di merda mi ammazzano solo così a sto gioco. Raga, qua dove sono passato io che sono rinato c'è una costruzione con solo fondamenta in, credo sia in costruzione. Solo fondamenta. Fai uno screen di dove sei. Ma quanto sei lontano dal punto della base di tizio? Beh, starò a un chilometro da nord dalla base del tizio. Sì. Sì, poi mi devi ricordare però come si va a vedere. Non me lo ricordo comunque mai. Faccio, ti ricordo che mi devi aggiungere la mappa interattiva. Sì, c'hai ragione. Comunque, raga, ci siamo abbastanza imparati a sfondare le basi. Non so se avete notato. Io stavo per rinunciare e Claudia una certa ha fatto siamo dentro! Ma come si è spaccato il muro, raga? Se n'è cascato? La pompa. Sì, no, dico, se n'è crollato. Però, c'è è presente come quando... Vai, vai, Matt. Che ti ho detto? Serviva fare test sul single player. Sì, sì, c'ha ragione. C'ha ragione. È l'accusa migliore, perché tu quando. Cioè, se tu tenti le accuse. Sì, sprechi le risorse, hai ragione, hai ragione. Lo fai in single player. Me lo so studiato bene, me lo so studiato. E mo lo rompiamo al culo. Più che altro è che c'ha ragione Paolo, risparmi le risorse per aprire il portone, poi il resto te lo stupri, capito? Gli scudrai l'occhio. Certo. Guarda, quando Paolo gli ha detto che ha trovato un'altra casa, non ha risposto più, ha mutolito. Quello sta la roba là dentro, sta infatti. Comunque sembrava. Sì, sì. Sì. Vabba è impazzito. Comunque rimanete in campana, per favore, non vi fate... No, questo chi era Pacio, no? No, io sto arrivando. Sì? Che era Pacio? Raga, io ritorno sulla torretta, non si sa mai. Uso il method attack per fermarcene un altro. Sì. Dai, mica siamo stronzi. Ascolta, se c'è... dovrebbe dare con la F di sotterrarla e poi poterla disattivare. No, ma prima lo sentivamo che al forno ma non ci dava ancora. Raga, mi sono perso il pompa io. Oh. Ma sei arrivato tu già? Sì. Ah, io sto qua dietro la pianura. Allora, K15 è tuo, no? Sì, la K15 è mio, infatti. Dicevo K15 no, MP5K che... c'avevo dietro. Non trovo il cazzo di pompa. Ok, ecco. Scusa, è UMP, no? UMP5. Caso ho preso la mia mazza da baseball. No. Quella col filo spinato? Sì. L'ho presa io. Ah, a tutta. Te la metto in macchina poi. Oh, lo sapevo che bisognava stare lontani dal fronte, perché sono andato là per serciare quei due salami. Lo sapevo, bisogna stare lontani dal fronte della cazzo di cosa. Dove sono morti loro? Davanti? Sì, qua, sì, da, davanti. Sul fronte. Ma è normale, lui le mette là le mine, no? Per quello ho detto sfondiamo lateralmente, perché lo stronzo infatti... Silenzio, torno al lavoro, silenzio. Occhio che suona. Qua risuona, raga, però penso, non so se sono le armi che stanno a terra di Può essere, sì. Io comunque sono arrivato, come le ripiglio, aspetta.
Vedo Luca Ted. Ciao Claudio, mi dici muovi, se non stare lì imbambolato, vieni da me. Oh, però vabbè, vabbè. Noi siamo morti al servizio del gruppo, cioè. Queste sono morti. Col PG che non moriva da giorni. Ma culo, perché ogni tanto passa un animale, uno zombie, che culo ha, dai. A metterle lì. Ok, la mia roba dove sta, Mimmo? Davanti a te? No, davanti a Paolo, dove sta? Tedo? Sta davanti a me, papi. Cioè, via, no, dietro, via sto corpo, qua. Il mio, questo qua. Sì. Punti al giorno, buono. C'è un altro shelter a sinistra? Pure una croce. Che dici, pa? Serve qualcosa? No, sto cercando di capire se... Ce l'ho. Fino a Claudio posso andare? Qua dietro di me, sì. Da qua? Da dove sono io? Aspetta. E tu a dove andò? Da te. Sì. Qua c'è morto lì. Siamo sicuri? Scusate, mi posso allontanare prima di fare questi testing, grazie. No, perché siccome Pace è morto lì, non vorrei morirci. Tipo, anche questo si può testare sul single player. L'uso del Metal Detector, così magari. Sì, domani me lo faccio un po'. Che c'ha pure un pacco di falsi positivi, mortacci sua. La prima suonava forte, forte, forte. Raga, punto di domanda, no? Abbiamo smesso di cerciargli le casse a questo qua intorno? No. Assolutamente no. Mimmo, lo chiedo una cosa. Mi dai un supporto canna? Cioè io tipo, mi metto qua e faccio una canna, no? Tu mi copri mentre lo faccio. Guarda, io sono parte della nave, parte del cespuglio. Puoi venire qua a vedere. Parte della nave, parte del cespuglio. Un attimino qua, volevo vedere qua. Marco sta ancora dentro, vero? Sì, però sto uscendo. Ragazzi, il mio PC era vivo da tipo 230 ore, era vivo del gioco, del gioco, non del Rio. Mortacci sua. Mortacci di questo piazzamini a tradimento bastardo. 4, 5 kill. Tua madre fa i chinotti. Non ha fatto 5 kill perché non gli dà un fame point se non claima. A livello d'onore ha fatto 5 kill. Ci dovremmo choppare tutti i corpi, infatti. Arrivo Paolino. Sono d'accordo sul livello d'onore. A livello d'onore ne ha fatte 0 perché non è nient'altro che un ratto che mette trappole. Perché la sua idea ha ucciso 5 persone. Io le considero. Io so, il loot mio sta tutto addosso a me. Poi. Sì, abbiamo piantato delle mine a terra. Il loot suo sta in macchina mia, poi tutta questione di punti di vista, certo. A due? Sotto, qua sotto. Arrivo qua. Oh, mo se volete andare a fare da si può andare là, però finite di controllare, ma secondo me quello per non essere tornato, raga, quello è un culo. No, no, non c'è niente, però non c'è bisogno, sto già a vedere. Ma infatti non mi suona. Non lo so. Non c'è neanche il loot. Non c'è altro loot, secondo voi? Seppellito? Tieni Paoli, guardetti là, c'ho a terra. Oh! Ah, no, è la mazza che... Aspetta, Paoli. Tu mi fai una prova? Ok, sì, era la mazza di ferro per rompere. Ammazza che mazza? Era? Ammazza che mazza. Ammazza che mazza. Bene, GG. Johnny. Vabbè, siamo andati via, quindi? Penso di sì. Allora, andiamo a casa, gli apro quella cassa, vediamo che ci sta. Vogliamo passare prima il drop? Sì, andiamo al drop. Sì, andiamo al drop, io salgo in macchina, però guidate voi, per favore, che io sto rollando. Guido io. Io sto in The Art of Rolling. Volo, quanto sei incastrato, mo'. Aspettate, c'è dietro che sto a morire. Devi mettermi a terra. La cassa con i valuables. Era quella là. Questo gioca da solo, raga. Comunque, questo gioca da solo. Lui. Andiamo. Partire. Siamo tutti in macchina. Non stiamo fermi. Vai. Vai. No, volevo vedere. Vi volevo portare le fondamenta. Che senso ha a giocare a questo gioco da soli? Andiamo. Non lo so, ma era tutta una cassa. Tutta roba a specchio.
Tutto il fatto che lui avesse mo... era tutta roba specchia. Sta tutto dentro quella cassa, che ci avrà un lucchetto d'oro. Se quella cassa, magari arrivo, c'ha un lucchetto d'oro, vuol dire che sta tutto là dentro, la roba su. Ma sì, avrà sicuro una cassa così, avrà messo tutto il suo loot. Noi cercava di andare là, però un attimo solo, raga, che mi rabbasso. Ah, è vero, lui cercava di andare là. Bravo Marco, sì. Ragazzi, ha tutto la porta è stato bloccato da noi, ha tutto senso, ha tutto senso. Ed è morto. Gulo, raga, con che tempismo si è rotta la porta. Io non so chi è che ha continuato a spompare, ma siete stati dei grandi ad avere seduto là via. Perché lui fa adesso io lo riparo, adesso io riparo. Che cazzo sta? Non ha fatto in tempo, manca riparà. Però ora ti posso dire una cosa, faccio. Lui si metteva lì dietro per riparare, si piglia un ciocco di pompa devastante. Sì. Cioè i proiettili passano. Ah, i proiettili passano? Sì. Lo sottavate. Se i proiettili passano, lo sottavate. Dimostrazione, Mimmo, che hanno un'utilità i colpi di pompa verdi. Vanno messi da parte per fare questo, Mimmo. Cosa? I colpi di pompa verdi, siamo ecco andati, a che no, servono, vada. No, Paoli, a sfondare le basi nemiche. Non ho ricordato, Oggi ho pisciato un pacco di proprietà. Non li pisciamo perché li usiamo per sfondare le bombe, le basi, capito? Quindi questo serve. Sì, ma. È come i Bobby Pin, ho detto di non prenderli perché oggi mi sono fatto 600 Bobby Pin con una lutata. Vabbè, poi in caso vogliamo andare, vedo la foto. Comunque erano tutte solo basi, diciamo, solo le fondamenta. Può essere che hanno seppellito la roba e ci hanno fatto le fondamenta sopra. Quanto siamo distanti dal drop? Controllate il suggente, io so. Vabbè, andiamo al drop. C'ho le mani in pasta. E qua sotto il drop, basta che vai su, bravo, a sinistra. E 17 ore. Appunto, attenti. Potrebbero essere. Certo. Se Pizzer era lontano, A2 potrebbe essere vicino. Vai. Guidatemi, ecco, si facciamo prima. Io raga sto con 40% di vita, se mi sparano un colpo da qua fuori it's all over. Oh. Bravi, dai. Bravo, sì, Seriously man. Spaccare la noce del capocollo, mi raccomando. Noce del capocollo. Avete visto che potere gravitazionale che abbiamo io e Mimmo. Anche se la macchina si gira, noi rimaniamo piantati col culo sulla macchina. Che dite? No, io e te sì, siamo morti se succede. Mimmo, ti abbiamo messo pompa nella cassa. L'hai vinto. Ma no, pompa quello di Marco. Ma l'hai preso tu, Mimmo, dalla cassa il pompa? Io voglio uno Duster, non ce l'ho. Sta nella tua cassa. Bella cassa di Teto. Vediamo quando faccio aprire la cassetta degli attrezzi che ci sta. Vediamo. Guarda, tu lo sai che ha salvato il mio culo, Sigla? Lo sai, sì. Che mi hai messo? Niente, non ti ho toccato nulla in quel regalo. Ah, ok, onesto. Guarda, tu invece lo sai che ti ho detto, sì. Non ho capito perché Paolo diceva una cosa. Tu mi hai salvato il mio culo aprendo quell'ultimo lucchetto. Sì, ma poi con una facilità, signore. Ma se quel lucchetto era d'oro erano cazzi da cagare. Perché tu non c'hai da andare. Quanto c'hai tu? Aspetta, mo non posso vedere. No, no. Skill di Napoli dici? La Napoli skill? La Napoli skill, quanto c'hai tu? Quanto la skill napoletana. La skill napoletana ce l'ha maxata, non so. No, non puoi che c'ha advanced. Sì. C'ho 65.000 su 100. Te l'ho detto, c'ha medio. Culo Cla, t'ha detto. Bravo Cla, bravo, non è facile. No, vabbè, no, ho capito come funziona. Però. Sì, per carità, però se era due colpetti per farci la. Sì, sì, ma se era d'oro stavo ancora là dentro, ecco, con quei due colpetti lo spezzo. Se era d'oro nemmeno c'avevo proprio. Ah, signori, siamo fuggiti. Qua dove devo andare? Sinistra. Oh, lo sapete come si chiama? Segui la strada lungomare. Il più famoso ballerino gay di Mosca. Vai, fai sentire sta stronzata ai 7 spettatori in live. Blanca Spilenca. Claudio. Gulo. Raga, sento un po' troppo silenzio, andate avanti. Dovevo girare alla sinistra, mi sa. No, ascolta quello che ti sta dicendo qua. No, dove girare? No, ma c'è un po' troppo silenzio, vai avanti, vai dritto. Guop, ah no, ecco, hanno spunato i zombie, ti puoi rigirare, hanno spunato i zombie. Puoi girare. Io ho sempre ragione.
Bravo. No, tu hai culo, questo è culo Fantozzi, non hai ragione. No, no, no. A Barlet c'hanno l'Akios dell'osservazione, a Barlet. L'Aipos. C'hanno il bot? Il cheat bot? Cheat bot, che ti pigli the bot? Strangolo. Quello era convinto che noi avessimo lasciato perdere. Mo ha scritto 3 kill, tutte quelle sue stronzate, adesso sto pisciato, tornerà là, non trovo la cassa di schianto. Dritto. Segui la strada a destra. Regà, ci sta di nuovo a destra. Mi dovete salvare, regà. Regà, i lupi, bravi, bravi tutti. Mi ricorda la metina, mi ricorda. I lupi di Crotto. No, a me mi ricorda quasi. No, a me la metina non ricorda. È una persona che è morta così. Bravo, Marco. Mi ha lasciato morire. Pallone disperati verso il cielo. Devi seguire sta strada fino al drone. Tremona, rimane Tremona. Non è che cambia poi. Comunque raga, io c'ho il trofeo più bello addosso a me. Birdiams BCU. Ah. Giacerà nella camera dei segreti per sempre, insieme allo slotteschio di Ginny Weasley. Ah. E al cranio di Tedo. Ah, anche la BCU di Tedo sta nella camera dei segreti. E alla PC della mamma e no, vabbè, raga. No. Basta. Chi è che stava a parlare? Ma è entrato Paulino. No, esagera Paulino. È entrato la Mettino, è entrato. No, no. Ma la Mettino è respawnato poi. Sì. Si è fatto. Vabbè, ma dimmi, tu dopo l'apri subito la cassa. Ci provo, sì. Non l'apre. Adesso. No, perché aspetto quello così poi vado a No, no, ma tanto non ti diamo niente. Non ti diamo niente di quel questo. Giusto, però, ma che va, ti mando la foto, però, nel senso, non ti preoccupare. Sinceramente è più la curiosità. Ti mando la foto, magari bro. Oh, magari è piena di carne, raga, come quella dell'altra sera per un culo. E ci facciamo. Guarda che sta finì la carnazza da bug, quindi. No, 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 sta una cassa piena dei rumeni là. Ah, ok. Culo, raga, abbiamo rubato casse veramente a tutti, cioè. Ma io l'ho detto, su sto server già giocano poco, noi li facciamo finire. Lascia che rimangano solo queste due squadre di sti esatto. Kills. Tanto prima o poi li trovo. Ci divertiamo comunque. Tedo, quando ti impari a fare ste cose devi. 9:30 c'è. Oh, allora, qua a destra, clausola bianca. Sì. Stanno svolta avanti a destra. Dacci no, schiaffano proprio su, ci vedi? Passa lo sguardo. Non posso, vorrei destra qua. Claudio, capisco. Perché? T'ho parlato in italianissimo. Quello che parla africano è Marco, mica io. Ah, sì? Solo perché sono un po' più a sud. Poco solo paura. Perché sono nero. Giusto perché sono più vicino. Tu mi odi, solo perché sono nero. Solo perché è nero. Ah, non si può dire in live, no! Bam. No, wey! Ok, fra poco di andartene a destra. Devi dire che ti dissoci. Sì, mi dissocio, mi dissocio da tutti questi hating di razzismo e cose varie. Oh, qua mo di andare dritto in fondo alla curva, va ancora? No, non era qua, vabbè, non era qua. Vabbè, vai così, vai giù. Devi tenere la sinistra, però. Bravo, vai giù tenendo la sinistra, sbatti al drop, lo vedi? Sì, sì, sì. No, ce l'ho vista da te. E cacciate le armi. Noi siamo cacciate le armi, scusa. No, così. Un altro drop è sceso? Ah no, è sceso. No, raga. Non è sceso. Bad. Non vi fidateci. C'è gente che si butta. È chiuso, mi pare chiuso. Rapidi. Ma non è il... Mi servono i screwdriver. Ah, stanno nella cassa i screwdriver. Ce li ho io. Cacciami i bobby pin, faccio io. Non ce l'ho, ce la Tedo. Ah, qualcuno mi caccia i bobby pin. Marco, c'è uno, ma... 11 minuti. Dai, qualcuno mi caccia i bobby pin, capro. Cacciatemi, non ce li ho addosso. Io non ho niente, quindi fatemi uscire. Esci, Marco. Esci. No, chi è? Vabbè, no, mo non puoi uscire, aspetta che te lo fa. Vogliamo andare a vedere la Z4 se li troviamo veramente? Vogliamo lanciare una granata dentro al drop? Io voglio un attimo al bunker qua. Success. Cibo è MR... per la prima guerra mondiale. Dai, sbocca gli occhi. A me se mi trovate le vitamine, regà. Ma ti serve un painkiller? No,
ce l'ho proprio, non li voglio usare, che sennò poi vado. Vuoi una aspirina? No, ce l'ho, ce l'ho. Vuoi un antibiotico? No, voglio che mi fai un pochino. Vuoi. Bastati? Bipolle and Pills. Granata, ti hai trovato qualcosa di carino? No, io non posso. Come non posso? Ah, ok, allora apro io. Armi? Armi ammo? Mo te lo dico. Armi a San. Qua c'è un kit completo nero, tipo, di vestiari. Si è diventata nera? Vieni qua, guarda. Nera. Batteria da 17, vedo per ricaricare. Che arma vi uscite, ragazzi? Sto stronzi, so. Non ci sono ancora niente, raga. Chi l'ha fatto? Non lo dico. Non lo so. Raga, ci stanno degli stronzi per terra. No, vero? Eccola, raga, un po' di 45 sono uscite. Caricatori UMP. Basta. Bello, chi è che gli servivano? Al Teto, forse? No, era a me. Era a Marco. I caricatori li do io. A Marco niente, allora. Andiamo. Raga, c'è sta della merda qua a terra. Devi andare, ma... Raga, vogliamo andare a vedere il Z4 se veramente quelli sono lì? Non sbaglio. Io penso che direi di... Io direi di tornare in base. Io direi di toglierci da qua. Marco, ti sto mettendo caricatori di UMP dentro la macchina. Quello ora male, ti ha fatto fomentare tantissimo stasera, cioè... Aspetta che chiudo il coso. Vabbè, raga, questo lo butto a terra, sento... Sono vestiti di merda, sta. Poi soprattutto quando Marco ha collato, che quello ci stava. Bellissimo, raga, bellissimo. Sto proprio bello. Andate avanti. Giro per andare a spottare loro due. Vai, Cla. Fa quel muro come i pazzi. Cla, piede sull'acceleratore. L'organizzazione. Oh, sì, io riandrei in base da qua. Qua vattene a sinistra. Intanto era già morto quando m'ha buttato. Sì? Chi l'ha ucciso? È lui. No, ma chi l'ha ucciso lui la prima volta? Qua a sinistra. Qua io sono no, entrato sinistra. E lui aveva il pompa in mano che fa hello, morto. Come fai ad aprire l'inventario da sopra la macchina? Shift contro. Scusa, shift C. Quindi siamo andando in base, raga. Sì. Ok, ti ringrazio. No, ma tanto pure sì, io. Sì, ma siamo andando alla base dei nemici, Marco. Sì, e tu farai la nostra Cla, esca. Cla, mi raccomando, ricordati di rimettermi in scooter. Ah, non l'hai messo nella cassa, ok, scusa. Sì. Scusami. Cosa non è un buon guidatore, non so, lo vedete. Sì, bravo. Insicuro. Mm-hmm. Quando ci avrai 5 milioni, sì, 10 fatti. Milioni di guida me lo ridico. Quanto c'hai 5 milioni? Base caduta. Sì. Sì, raga, Birdi ha fatto lo svelto, ci ha dato dei deficienti in chat globale, non lo farà mai più. O se lo farà rinizia da zero. Non ho detto che hai poche skill, Claudio, ho detto che ti vedo indeciso. Sì, ma lo sai perché mi vedi indeciso? Perché laggo come un pazzo. No. E su questo ti capisco, visto che anche io ci forse no. Cla, se sbaglia strada devi rigirare, a qua poco, era poco sopra a sinistra. Hai fatto 200 metri di troppo. Vedi, ti vedo indeciso, vedi? Indeciso. Sì, avanti, ma ci stanno 6 persone in sali macchina dritto. Ho sbagliato io. C'è un cazzo di giro a destra. No, figurati, Scatedan, quando non ti pare. Ho sbagliato io, ragazzi, sto facendo la canna. No. Vabbè, vai dritto verso sinistra, tieni la sinistra. Niente, mi sento solo, c'hai dei problemi, Si è bloccato, via, dai, dopo ti riaccendiamo. Tieni la sinistra. Soffre, viene il mutismo selettivo. Dritto per dritto. Non parla più, non comunica più, si chiude di se stesso. Scopriamo cosa aveva Birdi e... Ma per ripicca si butterà in acqua. Esatto, come mi conosci bene. Vincerà un freeze proprio davanti al ponte. Giuro che scappo. Davanti... Giuro che disinstallo questo gioco. Tuo figlio. Mi faccio... Buonanotte. Giuro che se accade disinstallo questo gioco. No, Claudio. Più avanti a destra. Eh no, fra 500 metri, guarda, vai, Piotto. GG! Bella, GG!
Giusto, ragazzi. Chi è che ha riscattato il GG? GG per te, bro. GG, good game or player, che dice good game. Esatto. No, la destra, 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 destra. Vabbè, qua, qua. Dominate chi è? Oh, raga, tranquillo. Cioè, no, perché se ne stava riandando dritto. Destra, la vita, strada a destra, gra. La tua destra. Sì, mi è crashato serio. Ok, ok, in culo, raga. Ponti. Raga, no. Andremo dritti per un bel po', ve lo dico, preparatevi. Cerco, oh, cazzo. Fiume, si ferma, fiume. Si ferma, si ferma lì. No, no, nessun fiume, non dire stronzate. Vedo, vedo. Raga, c'è... E c'è, no, tanto che non hai iniziato a mettere il passo. Class Claudio. Non uscite. Non uscite. Non uscite. Non la macchina, no. No, no, no. No, no, pare di no. Claudio devi fare veloce, no, veloce di più. Madonna, raga, che situazione di adesso merda. Passo uno con l'Hunt. Pim. 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 Ma se adesso Tedo fa la pipì. A me dice bloccato, considerate, non mi fa uscire. In bocca. Comunque guarda che potenza di... E Yuri chi è dietro? Apri la bocca, mi... Forse a me a te ci fa uscire, non so. No, 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 non uscite, non uscite. Lo so, ma le va, Claudio taglierà l'albero quando rientrerà. Però so. Prima tu uccidi te, dopo essere morto l'altro giorno. No, io c'ho 200 fame point. La cosa bella è che l'altro giorno io l'ho fatto, poi l'ha fatto te ed è morto. Quindi è inutile, prova lui, lo fa, poi scendi tu ancora. Ancora. Dai, ma vuole sloggare, per Dio. Claudio, veramente, se non sloghi ora... Cioè... ha sloggato, ma la macchina va. Sta a rientrare. La macchina va ancora, raga. Questa da lì. Sì. No. E mo? No, questo è un problemone, raga. No, ma si ferma, ma si ferma. Sì, ma Claudio è uscito. Claudio è uscito. Eccolo. Blocked io. Blocked pure io. Ok, blocca. Main menu, force logout. Sì. Ah, sì, per forza, giusto. Giusto. È colpa di Tedo, no, tutta colpa mia, che non devo, non devo fumare, devo guidare, lo devo capire. Esatto. Ma lo devo ficcare in testa. Faccia, colpa tua. Bravo, faccia. Razzi, vieni! Zelda! Non me la fa pusha? Perché non me la fa pusha? Volo senza un'accetta è tutto. E non ce l'abbiamo, beh? La facciamo. Togliti, ma come si fa l'accetta, pa? Dai, raga, dobbiamo fare l'accetta, è inutile. Ti servono due pietre, ti servono le pietre e i bastoncini. Le pietre fai small axe head tipo. Faccio i bastoncini. Sì. Una sega, cioè. Fammi i bastoncini, bravo, l'ho fatto. Da qua, dove sto io? Per tirare sull'albero ci vuole l'ascia grande. Eccolo. Ah, siete usciti? No. Guido io, guido io, guido io, guido io. Vado, vado io, faccio. Okay. Un'altra passione. Un'altra persona insicura sta guidando. Ma sicuro sei te, sono sicurissimo. Poi se sono sicurissimo di andare dentro un ponte, te lo faccio sapere. Verso sud. Vedo quel passamontagna non di tu. E a sinistra. È vero, ce l'avevo verde ma l'ho perso. Sì, sud e poi sinistra. Che è qua a sinistra? Non lo fa che riconosci. Di nuovo io. Serio? Raga, io vi metto una musica trionfante adesso. Vai. La cavalca, solo la cavalcata delle valchirie. Vai, pa, però. Anche lui. Ah. Arriva.
Aspetta, guidiamo fino in base, poi pronto, spegniamo, spariamo pure i fuochi d'artificio poi. Cosa che ci ha fatto Pedro oggi. Veramente? Vero? Sì. Perché non vado a canzone? Perché già ce ne sta una che sta. È lì, va. No, sta in coda la mette. Quando finisce questa partita. Qua a destra. A destra. Ma qua è andata dritto. Dritto, dritto. No, tante conseguenze. Questa è la solita strada in riva alla Fish Factory, Clasu. Clapa. Sono di color. Tu ti senti color? No, no. Questa? E questa è, diciamo, culo che culo, guarda. Visto genere. È successo, vero? Sì. Da solo è partito, cioè non è che è partito niente. Sì, mamma. La tangente. Togliamoci da vicino al mare, va. Via, via. E ma il cosa? Live clippate, raga. Clip, bravo, fai la clip, clip. Però non era. No, era più bella quella di faccio. Quella è stata clamorosa. Maschi cop, Miro, che clip. Non l'hai clippato, va? No, vabbè, andò, clippiamo dopo. Oh, le volte sta cazzo. No, no. Oh, Marco, un culo, regà. No, lo carino. Date un reddito di cittadinanza così. You need from. Già lo prende. Già lo prende. Qua c'è un ponte a destra, attenzione. Ci si compra gli anni gratuiti di GeForce Now. Avanti a destra c'è il ponte. Non so perché, ma mi sa che sta la connessione. No, è il server, è il server. Per favore. Sì, vedi, un pochino mi frame lag. No, ma crashare non crash, al massimo si blocca un po', si frizza un po'. Comunque, Marco, se scrivi trattino next, salta la canzone nostra. Vero. Skip. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Dritto bro, dritto così. Sopa. Vabbè, io te lo dico. Che ho messo i cavalli? Golo. Ah no, ho fatto la miglia. Bravo Marco. Dai ragazzi, andiamo a vedere che cazzo c'ha fatto sto bastardo. Chi è che ha messo? Ma che sei la sbarca? È Dantars. Qua a destra. È Dantars. Qua a destra. Eccola, bastarda. No, ma chi è che mette fuori i trattori, raga? Non so, si può mandare un po' avanti la canzone. No. Cioè, veramente rumore del trattore questo. Ma lei prende da YouTube, ragazzi. Destra. Sì, da YouTube prende. Ah, ecco perché. Prende il risultato più cercato. Sì, da Pornhub le prende, sì. Ah, ecco perché era uscito Pauli's Mom. Mamma di no, Darkest Dream Mom Between 10 Nikas. 10 Friend socio... of this child. Mi dissocissimo. Io non sento la canzone che ha messo mai. Sta arrivando la canzone. Vamo, arriviamo fuori casa, ci sta la festa. Questa però non è, cioè questa è proprio leggenda. Mi ha messo 10 ore di audio della colonna sonora di Il Gladiatore. Non immaginavo, vai. No! Questa... La colonna sonora del Gladiatore ci sta. Raga, Marco è stato prego. Appena bannato dall'uso di... Non mi
gira più la macchina. Raga, a me continua a laggare pure fuori la macchina e non mi dà il segno di fermati, la fermati per favore. Non è che serve. Un attimo, pa. Che fretta c'hai? Faccio. Ah, stai proprio a va bene. Ma sta posteggiando. Sì, sì. Vai, vai. Primo posteggio che facciamo dalla vabbè, la mamma più bocchinata. Godi se ne la. Smetti di guardarmi il cazzo, Claudia. No. Raga. Io sono morto. Quanto vi piace. Quanto vi piace sparare in voi, in base a voi proprio nessuno mai. Andiamo, andiamo a Pace che sta. Andiamo, andiamo. Quanto gli voglio bene a Pace. Andiamo, andiamo. Raga, ehi, mi vedete dove sto? Io sto qua. Venite, venite subito qua, ho visto, cioè ho scoperto una cosa che non avete idea. Cioè? Ma dove sei? Ci sta una base nemica qua accanto a noi. Ma che cazzo no, stai? No, no, è la casa di Tedo, è la base specchio. La base... l'albergo di Tedo. È l'albergo di Tedo, base specchio. Ci sta una base nemica davanti. Che cazzo stai dietro? Ma cioè, tutto questo è costruito? Sì, da solo. È l'hotel degli orti. Ma sicuro, raga? Vabbè, qua vanno bene, non metto qua. Anzi, mettiamoli tipo un... qua. Stanno due lupi. No, qua va, sono bravo. Le guardie. Potrei sparare, a breve. Vai, pigliatele. Ah, che bello fare shopping nella cassa di Marco. Marco, li senti un attimo, ma... che c'hai disponibile? Visto che ce n'hai due, di sti tactical military pants... panze grigi. Cioè, qua, papà, me ne posso bene. Via quello più, aspetta, quello più degradato. Aspetta che non ti sento. Mi metto a posto un po' di roba. Allora, sto a vedere che c'hai due military pants di quelli grigi, no? Mi posso prendere quello al 61%? Grazie del pollo. Benvenuto del Mr. Psych Zero. No, ok. Allora. Aspetta, vediamo un po' di questa roba da dentro prima che possiamo lucchettare quella cassa, non ci capiamo un cazzo. Vitamine dentro la nostra cucina, signore. Bellissimo. Mentre un armor tactical vest me la posso via, Marco, lì? Ti lascio una military ballistic. Aspetta, di quale stai parlando? E la BC di Birdie. Delle... armor tactical vest. Qui. Prenditi quella... dimmi tu, è uguale. Quale? Vabbè, prenditi questa 79. Ok, questa vabbè, nera, no? Questa sì. Ok, aspetta che ti lascio questo. Allora, ma che musica state a mettere? Ti lascio, aspetta, la butto a terra. Per andiamo me. Un po' di vitamine. Jack Stipped, che cos'è? Le messa scritte... vicino all'altra, sì. Ti ringrazio. La scritta Fake. Questo va qua sempre. Ma stai aprendo, bacio? Come? Stai aprendo? Sì, bro, un secondo, sto finendo di mettere a posto la roba, letteralmente, bro. Bravo, pa, sei ufficialmente diventato un ometto nei survival, lo no, sai. No, che devo fare? Cioè, divento stupido, se no. Bravo, facci, mi piace. Di qua non si passa. Bravo, tu invece stai peggiorando, stai diventando un nuovo pollo. Prima sì, Marco, tu eri un baccalamone, ora stai andando a perdere. Baccalamo. Dice, sì, va a fare le feste, torna a darmi a casa, non si allena. No, raga, apriamo. Culo, Andrea. Raga, ma la Military Compass, come la rifatto? Andrea, cosa hai messo? Con il toolbox. Ok. Vabbè, bella quadranza, a domani. No, Andrea, buona. Bella, bro. GG. Sentite che musica ha messo Andrea ancora. GG. Sì. Raga, qualcuno mi aiuta a craftare un po' qua, un po' di bobby pin, per favore. Mentre slucchetto. Dove sei, cara? Qua, io li sto tira fuori, voi craftate. Vediamo, viene l'aiuto... Io ve li tiro fuori, voi dovete solo craftare. Raga, ma toolbox c'erano solo quelli dentro il... E ce ne stanno pure alcuni nella cassa del crafting delle ammo, non so quanti ce ne sono rimasti. Vedi un po', ce ne dovrebbero stare.
Dov'è che è stata in macchina? O è stata tolta? Non lo so. Ok, scopriamo che lucchetto c'hai. Sì, fammi un attimo vedere lo zucchero. Sto a zero di zucchero. Spippiamoci lo zucchero, spippiamoci. Che ci aumenta la concentration. Ok. Ragazzi, vado a pisciare in real e sto pronto. Aspettiamo di stare lo zucchero nel metabolismo. Basta, 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 raga, basta, basta, raga. Basta, Bobby P. Culo, raga, non direi se tira fuori. Bacio, metti la musica di Discord, fidati mentre fai sta cosa. Te ne metto una carina, te ne metto una carina, no, serie. Non la cambiare però questa. No. Qua c'è FK, cioè non lo stiamo guardando, lui non c'è davanti alla telecamera. Oh, facciamogli uno scherzo, facciamolo scomparire. Che facciamo scomparire? La cassa, la cassa, la cassa. Aspetta, facciamo trovare sopra di lui, aspetta. Guardate dove sta la cassa, raga. Allora, apriamo la cassa del figlio di Troia. Piscio, lo zucchero al 73%, ancora un po' ne serve. Questa cassa qui di legno in terra? No, è quella locata di metal chest, quella metal chest. Guarda. È in terra. Pesa 114 kg. Non lo vedo in terra. Come fai a non vederlo in terra? Ah no, è sparita la cassa, raga. È sparita la cassa. Eccola, adesso io la vedo. La vedi qui a terra? Io l'ho messa qui davanti a me. È respawnato, ma... non so dove. Raga, la state facendo sparire. Chi è che la sposta? È Paolo, forse fa lo scemo. Ma nessuno la sposta? Sì, sì, è Paolo che la mette sul soffitto perché la mamma non l'ha allattato al seno quando era piccolo. Andiamo avanti. Andiamo avanti, signori. Proviamo a loppicca sta cazzo di cosa. È d'oro, eh? Oddio, quanto ci sono arrivato vicino. Success! Scusate, è il mio l'onore. È la cassa delle armi di Birdie, eh? Sì! Sì, raga, sì. All in, raga. Sì, raga. Un M82 GG, raga. Raga, abbiamo vinto, abbiamo vinto, raga. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi. Si divide tutto con calma, tranquilli, vai, vai, però questa era la cassa. Io vi lascio con il Barrett dentro. GG, raga. Fatemela analizzare prima di... Raga, scusa. Ho visto un Barrett scomparire, raga. No, raga, no, facciamo un'estrazione. Okay, io voglio solo vedere se c'erano i colpi. Ok, raga, una cosa. Io da questa cosa, perché me lo merito, mi prendo soltanto i caricatori di M16. Non ne voglio sapere nient'altro. Perché sono pieni. Il resto è tutto vostro. Sta fa la live. Il resto è tutto vostro, raga. Fatemi se c'è il caricatore. Sta M16. No, è tutto vostro, raga. GG a tutti, raga. Congratulazioni. Il Barret c'ha il caricatore. Il Barret c'ha il caricatore e il silenziatore. Congratulazioni a tutti. È aperto. Pronti, raga? Ah, dolci note. Sì, c'è un Barrett, Marco. Se vi connettete alla mia live, vi faccio vedere chi si picca il Barrett. Dai, aspetta, mi ci connetto. Dove al volo, giusto per... sì. Vai, vai, vai. Dai. Domanda, mi posso prendere un HPM? Ci siete? Sì, sì, quella aspettante. Per me pure. Sì. Vai. No, perché mi ha preso un RPK? Lo voglio. Ma non lo vedo, Paoli. Non lo vedo, Paoli. L'ha vinto Tedo. Ma vedo solo... Vabbè. Vai per lo SDAS, vai per lo SDAS. Volete lo SDAS? Io voglio lo SDAS. Allora, lo SDAS, allora, aspetta che voglio... Allora, tu non lo vuoi, lo voglio io lo SDAS, però. Ah, io no, raga. Lo SDAS? No, vai. Ci si impara quel verme. Siamo io e te per lo SDAS. Vai. Andiamo. Ti
50-50. Sì, suca Claudio. Che schifo. Suca Claudio. Lo state a vedere la live? HPS allora, qualcuno? Lo Stas, grazie. Ok, mi prendo tutta la cassa allora. Io sto andando a bacca. La HPS qual faccio è? Faccio il menu al volo. Qualcuno no, la HPS prima di buggare. Riscatto un USD che poi se non lo tengo. Ok, io un SVD me lo chiamo. Un caricatore se c'è. Che ride, raga, che emozione. Ok. Scusate, ma io per... chiama... io ho aperto la cassa, raga, il lucchetto d'oro al terzo try. Non so se avete notato. Ce ne sono due di SVD. Te lo chiamo, ovviamente. Ce n'è una a testa. Posso guardare se c'è il caricatore montato? Certo, mo, fammelo mettere. No, in questo non c'è. Fai vedere nell'altro. Poi guarda se non ci credi, eh. Oh, nell'altro c'è tutto tranne il caricatore. Yes. Oh, io ho un SVD, me lo pusho. BB. Ce n'è un altro. L'M16, chi è che lo vuole? Io preferisco l'SVD, se qualcuno non io lo ce vuole. L'ho. Posso... comunque là c'è il teco dentro, riparato. Posso prendere il caricatore del mio... del... ma il teco dovrei averci. Del? Certo. Il capo, teco ce l'ho. Sì, sì. Tutta. Ah, anche tu ce l'hai, perché io ce l'ho, le ammo, glielo date a Marco. Marco, magari dagli un caricatore, un pacchetto okay. A lui. Okay. Le AK-74 che te ne ho lasciati tra nella cosa. Raga, l'SVD quindi non lo vuole nessuno. No, prendi. No, io ce l'ho, amo. No, pure io ce l'ho, però. È avanzata una Deagle 50? No, vai, prenditelo. Raga? C'era una Deagle 50, è avanzata? Sì, sì, sì. Vedo se ha vinto il bar, la prendo. Il pezzo grosso. Ma scusa, Matteo non c'è. Scusate, non volevo dire, Matteo non ce l'ha già, giusto per questione no, di. No. Ah, ok, no, se non c'è. No, ci chiedo, lo sto chiedendo. Ok, raga, faccio io scusa le persone. Buono, no, vabbè. Prima che infatti. Marcolino, in bocca al lupo. Notte, Marco, crepi, in bocca al lupo. Domani, facci ciao, sapere. La Desert Eagle 357, voi ce l'avete? Sì, ce l'ho, la puoi prendere. È sparito, ce n'era un'altra riparata e è volata via. Vabbè. È volata in cielo. Non so dov'è. Qualcuno l'aveva picchiata. Nice ride, ragazzi. Sai come ti convincono le donne? Ma proprio pazzesco ride, raga, cioè. Devo rimettere a posto un secondo gli screwdriver. Pa, comunque ti posso dire la verità? Lo slucchettavamo tutto. Tutto, pa. Abbiamo aperto due lucchetti d'oro, abbiamo aperto con una facilità. Claudio? Sì. Lo slucchettavamo tutto, bella a tutti, 14 spettatori, ragazzi, bella a tutti. K. Abbiamo appena vinto questo cazzo di ride, rimettiamo tutto a posto. C'è un LPK, c'è 2AK e una K2AK. No, io ho tutto di questo, raga. Se posso mi prendo... no, mi serve... questo va a posto. Non mi serve nulla, non mi serve. Io mi prendo la M9 oro, allora. No, ma la M9 ce n'abbiamo 10. Se 10, posso, raga, mi prendo un RK Magazine. Certo che poi. A tutta. Tutto tu. Oh, ti faccio vedere come si convince una ragazza. Ciao. Che? Sei carina, guarda cosa ti regalo. LOL. Serio? Sì. E io che ti posso da? Niente, la figa, trombiamo? No, raga, non dite queste cose in live, però raga, sono 14 persone che ci guardano. No, vi stavo dicendo siamo... il tipico approccio. Sto che, scherzando, che, che cazzo vi pare, fate bene. Oh, che è rimasto cazzo la cassa? Non lo tiro fuori perché... Madonna, quanta roba gli abbiamo rubato a questo, raga. Questo c'aveva veramente un pacco di roba. Ho M16 riparato al 100%. Fammi vedere se lo voglio sostituire col mio. Quanto è riparato il mio? Oh, vi girate per favore? Sì, infatti ci dispiace un attimo se guarda. Cioè non è uno spettacolo per 100%. Questo. Cioè questo ragazzo aveva i caricatori di M16 tutto riparato. È bravo, tieniti la roba seppellita, Birdie. Hai sentito qualcosa? Durato il giusto. Hai sentito qualcosa? Madonna. Ma, mi è sembrato però. Bene, mi fa piacere. Io quello che vorrei spiegare alla gente se ci stanno a guardare in live è che quello che faceva questo tizio è una delle cose più sbagliate che si possono fare, secondo me. Addosso c'aveva un pompa, gli sono piombati addosso un pacco di gente e... Da.
così, non ricopre la nuda per finire. E lui c'aveva tutto seppellito. A me strane, rubate ai sacri testi. Esatto. Che carino, che carino, esatto. Birdy. E sembra un santo quando faccio la parte del diavolo, bravissimo. Pa. Che carino, Birdy, raga, che ha iniziato a ridere, a dirci che non c'erano più le casse. Quello si è impanicato, quello è andato in panico completo e alla fine Paolo ha spottato il suo nido. Allora. Raga, ma io... Ma vabbè. Matteo! Chi è Gigi Vipo? Gigi VP, raga? E cosa? È Andrea? Ah, è Andrea? Sì, Andrea. Dai, Armory... Full, si chiama Mimmo? Praticamente. No. Cazzo, è Raid. Ma era pieno il caricatore, cioè il fucile? No, no, la ripicappa, dici? No, 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 il pompo. Ok, sì, già c'erano dentro. Madonna, raga, che reda, questo ha lasciato il server per sempre, raga. Salutate Birdie, tutti quanti. In live, io ho riscritto. No, che fuori fra clà? Quello ha lasciato il server, fidati di me. Cioè, come fa a continuare a giocarla? Come fa? Questo era on tutti i giorni e lootava, si vede da come quello che c'avevo. Vabbè, no. Mi hai ucciso con la tua mina, portati sta soddisfazione, ti devo dire. Io ti ho ucciso 3 volte sparandoti addosso. Va bene così. Ok. Oh, Papino. Oh, un'altra bella domanda, va. Pa, le vuoi, le vuoi le munizioni? Chi le vuole le munizioni? Questo è un bel regalo, è un regalo raro. Io, le munizioni armored piercing del Barrett. Vieni qua, dai, vieni, te sei meritato. Sparale con cura perché ogni colpo è un morto, pure se ti piglia un braccio, penso. Guarda là. Paolo, 1,2 kg è una confezione di munizioni. 1,2 kg. Ma stai scherzando? Guarda, 1,2 kg. Una confezione di diamanti. Raga, se a Dark gli mettete i mani in missili, esplode tu. Oh, raga, a proposito di missili esplosione, ma ste frecce esplosive le vogliamo provare un giorno all'altro? Sì. No, no. Sì. Il ratata con i bolt esplosivi sulle basi, vogliamo provare che effetto fa? Vogliamo provare in single player, faccio al volo. Spawn, ma spawn, te lo faccio al volo, te lo faccio vedere. Sì, a voi. Fa un delirio, fa. Secondo me fa un delirio, ora lo vediamo. Proviamo. Certo, adesso dopo lo faccio. Tu mi faccio 2 risate in live. Come no, live, come no. Mi può piacere. Sì, con l'anche il burro su prato. Facciamo un attimo di testing vario. È bianco e fa la schiuma, che cos'ha? Oh, no, fa la schiuma, ma non è sapore. Aspetta un attimo. Claudio, devo diventare soda caustica. Ok, ok. Sembra nello stanzino degli interrogatori con la luce puntata del cazzo di robotino. Cioè, la mia cassa d'armor è ufficialmente il loot. Se apri questa qua, hai vinto. You did it. Ci fai schifo. E guarda, cioè, se apri questa cassa tu, you did. Cioè, tutti gli item del gioco puoi fare veramente spun item, tranne l'MK18. Però c'è anche da dire che se oggi arrivano e ci raidano, noi possiamo dire che per un mese è buono siamo stati gli altri. Sì, ma se oggi arrivano e ci raidano, secondo me, le scoppole che prendono. Perché nessuno fino ad oggi è riuscito a metterci in difficoltà, per ora, poi potrebbe succedere, assolutamente. Vediamo sto weekend che io farò gaming dal portatile, vediamo un po'. Come dal portatile? Sì, oggi è venerdì e sabato. Domenica poi ci risto a Roma, venerdì e sabato sto dal porto. Una bestia. Stasera. Papino. You know it, Papino, se posso. Sì, always. Sì. Paolino Ita, regà. Ma soprattutto, raga, bisognerà, come si dice, bisognerà trovare altre basi Cicione adesso. Ita. Cioè, ufficialmente abbiamo redato tutte le basi che conosciamo. Tutte. Questi... Ho sentito il rumore di un coltello che usciva fuori. Gli zingari io li sento lontano 1 chilometro. Devo tagliare i capelli, cazzo. Ah, era Claudio, ok. Ah, non i baffi che hai lì sotto? No. Non i baffi della Pussy? Vabbè, peccato. Sì, ma comunque, lo vogliamo dire alla gente che... Questo era furbo, ma siamo stati più furbi. Cioè, non ho capito che dove volevo andare a parare. Non ho capito. Per sì, no, è stato riscattato, come...
Ciao Birdie. È il momento, è il momento, perché riponiamo il suo BCU. Dov'è? Pacio, vesti. No, scusa. Pacio, camo. Cazzo è? Non mi ricordo mai qual è. Ah, è ballistic. E neanche te dove c'è la roba. No, è quelle, i cosi stanno in ballistic qua, guarda. Ma perché ti locchi le casse? Quali casse sono loccate? No, no, non hai capito. Quali casse sono loccate? Te le tolgo subito. Quali casse sono loccate? Non ho capito come funge allora. La loccate. Camo. La camo è armi. Come fa la camo? Aspetta. Come si fa? Aspetta. Non si può. Oh, tu puoi, pa. È impossibile. Guarda, pascia armory, tu puoi. Tu puoi. Questa camo. Ah, faccio ok. Camo. Perché ti setti i gradi alti, bacio? Puoi? Vedi se puoi. È ingiusto, lo sai benissimo. Vedi che cosa altro non puoi aprire? Fammelo sapere se non puoi aprire qualcosa. Quello, questo qua non si può aprire. Quale? Qual è? Ah, armi, Pepino, magari, tiè. Cioè, io capisco che guarda tu guarda armi. Io capisco che tu vuoi proteggere. No, no, tieni, guarda armi. Voglio bene che tu lo faccia, però... Pepino, guarda armi. Paolo, guarda armi, vieni, guardaci dentro. Non ti neanche un cazzo. Guardaci dentro, però, sì. Guarda dentro armi. No, no, ma lo so che è vuota. Lo so, no, che no, vuota, guarda cosa guarda, c'è. Ma infatti la cosa bella è che tu avevi tutto luccato tranne fasciato. Sì, sì, ma è normale. Ma no, ma non... perché non avevo capito bene come fungeva il sistema di locking, semplicemente. Quasi 20 kill, pa. C'ho. Ma tutta. Dentro la cosa. Cosa c'hai? 18? Vabbè. Questa commettessa è la 18esima. Dov'è Birdie, però? No, qua ce ne sono anche mie, ce ne sono. Eccolo, Birdiams. Ok, raga, devo fare un'operazione fondamentale. Dov'è Tedo? Tedo è su che sta mettendo i C4. Sta rubando le peggio cose. Dove stanno gli addetti al cazzeggio? Pure un addetto tipo Claudio al cazzeggio. Dove sta Claviuscio? Sei uscito? Sto un attimo... No, sto al bunker. Ah, ok. Vero? Paolo, no, guarda, della ti prima faccio guerra vedere. Mondiale. Pa, questo è il vero trofeo. Va messo su una picca, va messo. Come in Game of Thrones. E che te lo devo mettere io? Non lo so. Troviamo un bel che posto. Cos'è però. Il corpo di Tedo? La testa di Birdiano, quello là. No, la testa di Tedo, voglio. La testa del tizio giacerà per sempre in base nostra, ma dove? Questa è la fuori domanda. Dalla base, perché fuori ce l'abbiamo le teste, piazzate. Davanti alla porta della non base. Non lo so, quella davanti alla porta, infatti. Esatto. Raga, silenzio. Aspetta, chiedi quella dietro, bravo. Siete voi al bunker della prima guerra mondiale? No, no. Arrivo, là. No, aspetta. Sento qualcuno. Aspetta. Arriviamo. Ma tanto io lo scompazzo. Tu sai dove è il bunker qua? Sì. Ok, io non sono mai andato qua. Dovrebbe essere di qua, tipo. Claudio, uscita dalla base verso destra dove c'è la birreria. A destra della birreria, guardando sicuro che c'è qua. Sì. Ok, pa. No, ma non è questo il bunker, pa. Sì, è questo, è questo. No, pa, no. È più avanti il bunker. Che cazzo, che paura. Ha vomitato. Chi è che si è suicidato? Sta vomitando. Paolo. Ferma. Mi date audio. Sono io è Paolo che vomita. Ah, ok. Però datemi audio, raga. Dove cazzo sta, oh? Ma sta scherzando. Ipotermia, airstroke. Io non riesco a capire dove sta questo. Ma sta camminando vicino? Lo sentivo parlo, raga, che camminava. Cioè, proprio lo sentivo... Serio? Eh sì, ci sta sicuro.
Più che altro perché io sono entrato, mi sono fermato, quindi ho... Non ce la posso fare, che palle, cioè questa cosa è incredibile, sta piovendo. Moti medico, aspetta. Moti medico, aspetta. E io sto morendo, cioè è incredibile. No, ma mi sono medicato, ma sta cosa mi fa un po' incazzare, mo sì, dai. Sta piovendo, fa freddo, ma che cazzo c'hai il potermine, porco dio. Penso t'abbia sentito pure lui, però. Cioè, hai capito? Porco dio, vai. Questa cosa non c'ha senso. E poi forse ti sei spinto durante il ride un po'. Dove cazzo sta il figlio di Troia? Perché per stare in giro nel buio tiene il visore per forza. E sa dove va. Quindi state attenti, eh. Guarda. Venite qua, scendete. No, state allontanando di troppo. Cioè, se andate veramente lì, se n'è andato allora. È strano, eh? Però adesso se n'è andato, eh? No, sicuro se n'è andato. Se ho sentito Claudio e poi ho sentito te sgottare, si sarà cagato nelle mutande. Io pensavo fosse morto. Sì, io pure. Io pensavo l'avessi ucciso. Ma tu stavi sotto quando l'hai sentito, papì? Io stavo sotto e i suoni venivano da... E babbo, sì, è passato un attimo. Lo sentivo in diagonale in alto. Ma non penso che erano scout che stava a cercare la base, eh. Penso che erano forse qualcuno che stava a lootare. Forse è Nemo, là. Però a Nemo gliel'ho detto, non bazzica ste zone, compa, che finisce male. Non lo so. Vabbè, l'importante è che non è successo niente. No, per carità. Perché se l'hai sentito sicuro, è che la zombie... Sì, no, proprio clamoroso. Cioè, proprio passi non come zombie, continui di spogliare. Sì, rientriamo che Paolo sta a morire, copriamolo, anzi. Ma che ti posso dare, pa? Io so tutto, pa, antibiotici, bipollen, che ti serve? No, aspirine, un'aspirina, sì. Antibiotico? No, se un attimo, aspetta, fammi mettere un attimo in acqua. No, Paolo, aspetta, fida, non lo fare. No, fidati. Sta fai da col buio quella... Là c'è la luce del faro, sì. Non può essere altro che la luce del faro, regà. Niente, non si... No, ti fidi che devi rientrare in base, che non è questo il modo? Ti fidi, porco cosa. Due, rientra in base. Volo, ma se ti dicono di andare in acqua... Ma lascia sta quello che ti dicono, vieni in base, stenditi in camera, stenditi, pigliati il bipollen, le vitamine, tutto quanto e stenditi. Nudo, sfogliato. Questo lo sai perché poi prima abbiamo fatto sesso e ti ho trasmesso la candida. No, veramente non è la candida, la morte che ha trasmesso, cazzo. La morte a trasmissione sessuale questa è la. Culo, guarda come stava. Guarda, un'altra volta che vomita gli sparo in testa per farlo soffrire, guarda. No, lasciatemi soffrire qua. Effettivamente lo potremmo pure soffrire, c'ha ragione. Cioè, non mi punta le armi sul viso, non ti devi cazzo per me. No, non la sto a punta a Paolo. Bravo.
Ti punto 5 kg di piombo, se no la prossima volta. Raga, abbiamo raidato uno cazzuto. Ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio, non vomitare. Mi sono tolto tutto. Dai che ce la faccio. Dai, non ti vomitare. No loot inside raid elsewhere, lol. E poi appena Paolo gli ha detto che ha sgamato la cassa, silenzio. Silenzio, silenzio. Disconnessione, tranciati i fili della DSL. Sì, sì, è andato fuori alla allo sgabbiazzo della connessione, ha iniziato a fare pure internet ai vicini. Raga, la prossima volta che succede sta cosa ci dobbiamo portare la corda e il, la, come si dice, il sacco quello di aiuta, che quello lo stordivo la prossima volta, gli sparo i le cose col pompa. Bravi raga. Lo stordisco, gli metto la... Ah, a proposito, fermo, fermo, là. Mettiamo la sua testa su una spike in bella vista. Sì, sì. Poi, ragazzi, ci vuole pure un cartello, ci vuole, secondo me, fuori base, qualcosa in metà paura. Beardy said. Here lies Beardy. Da italiani dovremmo scrivere lasciate ogni speranza. Esatto. In inglese. No, no, va scritto in italiano, che cazzo stai a dire? Secondo te una delle cose più belle della lingua italiana, mo la traduco. Per i finlandesi de merda, se andassero a cercare Antalighieri, cafoni. Come noi abbiamo cercato una cum. Corretto, bravissimo. E alla fine è uscito fuori Teresa Zoccola, però. No, mi è sembrato diversamente. No, mi è sembrato di vedere già. Paolo, ma pensi di venirti a mettere a letto o cosa? Cosa? Ok, allora io a cazzotti vedo. Oh, dove sta Human Head on a Spike? Allora. Raga, fermate Tedo, sta scappando con la refurtiva. È vero che sta correndo come un pazzo, un criminale di guerra. Aia puta, dai ragazzi, veramente dai ragazzi, già non ci ho vinto, veramente dai. Ristoppaccia fermo. Guarda che c'è la macchia di sangue. Hai spruzzato sul letto. Ancora, hai lasciato. Cioè, hai capito? Veramente, io non ho parole, ragazzi. Cioè, physical injury phase 3 sick. Ma non di cazzate. Oh, te lo giuro. 70% di vita. Succhiatemi la fava. Che non hai. Signori, io me ne vado. Ci sentiamo domani, anche se domani non ci starò. Bella quasi Drini. Che c'ho pomeriggio, c'ho il dentista e la sera devo raidare. Oh, chi è che è fallito? Mi dite il nome di quello, bene, faccio pure il cartello. Mi faccio pure il cartello. Non gli diamo troppa importanza. Hai ragione, giusto. Diamo importanza ai lupi invece, ma è importante, quelli che arrivano devo vedere che quello è uno dei tanti cadaveri che abbiamo. Guardalo, gira, ha passato pur di darti un cazzotto, cioè. Ma chi è Tedo? Ma se chi vuole essere. Poi gli scarichi un caricatore di AK addosso. Tra l'altro AK che ti ha dato lui. E piange. Oh Tedo, io apro il fuoco come Mimmo se saliste scappare. Non lo so raga, mi puzza un po', questa notte è oscura e piena di terrori, qualcuno sta in giro, qua intorno. Qua, proprio qua. Sento puzza di bruciato, regà. Ok, la roba dell'altra cassa, sì. E un altro ce lo siamo portati nell'oblio. Oh, sta cassa ora qua che... la chiamo Fast Ride, che è quella che ci portiamo, giusto va? La cassa quella con i Bobby Pin, proprio Fast Ride. Sì.
sono i guanti di gomma che non sono serviti perché noi abbiamo sfondato l'altra porta. Ciao Birdy. Ti porteremo per sempre nel cuore. Poi si sono spaccati i vestiti, eh? Poco poco. Guarda che figata al buio, spegni il visore. Aspetta. Che state continuando? Adesso lo riaccendi e ti ha rubato tutto. Sì, spacchi le mutande. Lo guarda l'orologio. Non hai più le mutande. Sì, aspetta, lo voglio accendere pure io. Non mi rubare l'orologio. No, ce l'ho. Aspetta. Mi vede prima di voi albanesi siete riusciti a rubare l'orologio anche a Bush. No, ma quando spawnate spawnate con un orologio nuovo? No. Sì. Sì? No, no. Io sapevo sempre lo stesso il Nice Watch. Non ho capito, ma è un oggetto che potete comprare, no. Non ho capito. No. Ah. E se no te lo potevo passare, no? Per quello ti dico, cioè, se si può passare ogni volta che siete morti. No, vabbè, se no che supporter pack era? Supporter pack di sta ceppa, papà. Su poster pack. Era il su poster pack, bravo, esatto. Ok, direi che sto mi perfetto, vede? Sto già pronto a riandare. È stato davvero intenso, senza fiato, solo un... Chi l'ha vinto quindi? Il Barrett? Tedo. Quindi adesso abbiamo... Scusate, abbiamo... Il Barrett ce l'abbiamo io, Tedo, Dark e Mimmo, giusto? Sì. Il resto, bene o male, tutti ci hanno tutto, diciamo. SVD, sì, siamo una bella squadra organizzata. Ok. Di armi, il problema è che bisogna saperlo usare. Ecco, infatti. No! No, vabbè. Contesto tattico di un certo tipo. Io mi ricordo che prima dell'update faccio, insomma, c'erano dei clan abbastanza fortini su questo set. Sì, voglio. Le imboscate che ci facevano alla città. No, l'imboscata quella al nord fu clamorosa, insomma, quella fu bella brutta. Siamo cresciuti da quel momento, assolutamente. Eh sì, quello ho pensato pure io. Bravo, porco Dio. Beh, è entrato Claudio Z3? No, sta bene là. Dai, ma come mi fai a prendere forza liscia? Ma scusate, ma... Però raga, è difficile che quello non avesse altre casse, cioè di crafting, di roba, è strano. No, domani si torna. Sì, cioè ci possiamo pure ripassare domani, però è strano che non avesse altre casse, boh. Ma c'è solo da verificare, se domani torniamo ha chiuso quel buco, vuol dire... Vabbè, se domani torniamo e non ha chiuso il buco, la base è nostra, bro, non abbiamo verteccato la flag. Sì, l'ha presa Marco. E allora? Sì. Allora... Raga, ma tutti i toolbox che fino ad ora sono tutti nella cassa delle cose, delle ammo. Li ha usati tutti Claudio per ripararsi l'armatura. No, non l'ho trovati. Bravo Claudio. No, ma stanno sicuri tutti nelle casse delle ammo, da qualche parte. Bravo Claudio. Non so dov'è la cassa delle ammo, a quello discorso. Non ne ho idea. No, nemmeno io per quello non sono andato a controllare, non mandava. Oh, mezzanotte e 16, c'è un bel bunker di chiusura, ci starebbe proprio. Sto cazzo sta la cassa delle ammo. Che mi faccio mamma di pace. Dove l'abbiamo messa, pa? Oh, signori, a domani. Buonanotte. Bella bella da tu. Cosa è bella da tu? Abbiamo messo la cassa quella con tutta la roba di stamattina. Se n'è andato via Claudio. Sbagliato. Eccolo, ho trovato un cazzo di toolbox. Trovato. Dai. Tanto per le stronzate che devo riparare. Ma puoi craftare? Ma che? Ma devo riparare una stronzata. La pettorina. Un paio di cose che hanno preso danno. A tutta direi. Insomma, questa è stata una bella settimana intensa anche per i nostri follower che ci hanno seguito con amore. Madonna, insomma, una super settimana. Spero che si siano divertiti, no? Fino ad oggi, insomma, un ride a giornata, un ride a serata. Infatti e adesso dobbiamo andare a trovare la gente, dobbiamo andare a trovare come per un problema. Adesso per un po' ci sarà un pochino di spotting. Sì. Un bel po' di spotting. Sta Z4. Sì. Beh, io vado a cercare sto MK18 e poi
Facciamo una bella chiusura di live. Tedo! Ah, ma vuoi provare quella cosa della ratatà esplosiva, no? Vuoi provare a vedere quello? Perché no? Io stacco, raga. Vediamo se ne vale la pena. Ma cosa serve craftarlo nella realtà? Scusami, Paolino. Craftiamolo. Allora, nella realtà per craftare... No, vabbè, per provare... No, vabbè, ok, sì, però poi non abbiamo i colpi per provarlo. Ma dov'è? Non abbiamo... No, cioè abbiamo i darts normali. Ci mettiamo i darts normali per provarlo, no? No, noi vogliamo provarlo... I dart esplosivi su un muro. Vuoi provare i dart esplosivi su un muro, tu? Sì. Va bene, facciamolo. E le frecce esplosive su un muro. Main menu. Cosa fanno? Single player, load, facevo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' di esplosioni, dai. In ultra HD. Oh, sì. In 4K. Oh, set time. Beh. Meglio così. Cosa devi scrivere? Aspetta, no, ho già fatto, sì, l'ora. Poi devo far così, devo fare hashtag set god mode, spazio true, ok. Allora, supponiamo, no, Lord, che noi andiamo a attaccare una sezione, andiamo a supporre, no? Di attaccare una sezione di queste dimensioni. Gli vogliamo dare il beneficio del grado 2? Nemico di grado 2? Sì, dai, come birdie. Grado 3 la vuoi fare la, il testing? Farla più larga, farla più larga. Eh no, ma io vado ad attaccare sempre sezioni piccole. Sì, sì, grado 3, grado... vabbè, questa è un po' più larga. Grado 2, dai, fai grado 2. Toh, se vuoi facciamo grado 3. Tagliamo la testa al toro, dai. 875 punti c'ha una sezione in culo. Mamma mia. Brutta da buttare giù. Ok, che ci serve il ratatà? Uh-huh. Non lo trovo, bro. Devo trovare il codice al volo. Al volo, ragazzi, si va no, qui. No, automatic, scrivi automatic. No, non è automatic. Automatic crossbow? Weapon improvised auto crossbow? È questo? Se è questo, sei il mio... Ma sei il mio idolo, pa! Sì. Ok, nice, guy. Explosive bolts. Sì. Ah, c'è anche il magazine? No. Del... Sì, sì, bisogna sì. Farlo, immagino, sì. Però come cazzo lo facciamo? Spawn item lì, improvised però... improvised mine fence automatic scrivi automatic puoi scrivere scrivi auto sì, scrivi auto automatic auto. Magazine auto crossbow bravo sopra di nuovo e la madonna. Mezzo chilo. E adesso? Explosive darts? Spawna explosive darts. No. Spawn item. Explosive. Arrow. Exploding crossbow bolts. Bolt. Ok, baby. Ah, serio? Una per me ne caccia? Pensa quanto saranno rare e demanding. Vede dentro il coso. Ok, al volo. Facciamo così, quindi adesso mettiamo una stack dentro. La madonna, ma quante ce ne entrano, pa? 6? Dodici? No, vabbè, pa, ce ne entrano una cifra. Ma davvero una cifra ce ne entra, no?
4. Adesso lo scopriamo. Ok. Ok. No, 6, 12, 18, sì, 24, c'hai ragione. Test quasi pronto. Ok, baby. Ma che stai a di? Ma stai a vedere? Adesso dammi un attimo. Ok, il muro, signori, prima del test ha 875 di vita. Pronto, pa? Cioè che non l'hai distrutto. No, io sto sparando. Mi devo allontanare, penso. Ok, get ready. Madonna che arma. Madonna che arma. Pa, ma stai a vedere? Fai, gli ha tolto 150, gli ha tolto. Culo, ma è clamoroso. Ma che serve per craftarla, scusa? Ma gli ha tolto 150, gli ha tolto 100. No, che stai, da 875 è andata... Gli ha tolto 120, 100, pa. 100, sì, sì. Sì. Beh, culo, è tanto, pa. O no? La madonna. Ma tu hai capito se incomincia a sparare un team con sto coso? Gli fai male, ma stai fuori? Una macchina con questo. No, ma che serve a craftarlo? Che cosa serve? Dove sta? Polvere da sparo. Ahia, mi sto... Ma no, ma non lo trovo io. Dove cazzo è? È tra le... Ah, eccolo. Tra i crafting. Paolo, scusa, ma lo possiamo fare adesso? In base? Perché non lo facciamo? Ma in realtà sì, faccio. Quello che ci servono sono le colpi esplosivi. Ma i colpi esplosivi li puoi fare tu o no? Non abbiamo... Sì, si possono provare a fare, però... No, no, non hai capito. Mi sa che tu non li puoi fare, bellezza. E lo sai perché? Amico mio? Perché devi essere skillato in arceria, mi sa. No. Sì, No. Vabbè, comunque io lo, rientro in... Non so che le potevo fare, me ne dava. Io rientro in multi e crafto in ratata. Craftano in due. Vabbè, è quelli che riesco, adesso tanto li craft. Allora, multiplayer, apply. Apply. Oh, 91 follower, la strada per la tripla cifra è praticamente fatta, pa. Ma stasera nella certa erano 14, pa. Hai notato? Vero? 14. Ti dico, dopo ti mando le statistiche. Appena finisci, mando le statistiche della live. A un certo punto erano 14 sostenitori, ragazzi. Così ci piacete. Allora, io crafto il ratata. Ah, ma io non ho medium. Scusa, ma anche cosa serve medium? Io non ho capito. Che cosa, scusami? Ah, non ho engineering medium io, papino. Engineering... Tu ci sei ancora? Sei loggato? Ah, ce l'ha Tedo. Tedo, sei ancora su Discord? Faccio, li famo domani che abbiamo tutti sloggato. Bene. Sì, Tedo ha sloggato davanti a me. I believe. Ah. Penso che fra l'altro la roba ci sia tutta. Il drill, cioè, l'ho visto in giro. Sì, ma ce ne sono anche più di uno, sai, pa. Sì, stanno? No, ce n'è. Ottimo. Ottimale direi, Grey. Oh, tutti questi li metto in fast raid. Oh, mio. Ma chi è che ha lasciato? Oh, l'abbiamo scassato, no? Questo sì, l'abbiamo scassato. Ce n'è più per nessuno, va.
Cioè, dopo esserci divisi il loot, visto quanta roba è rimasta. Abbiamo più del Ah, crack. set name, vediamo che nome gli aveva dato. Ah, non gli aveva dato nome lui. Perché No. non mi fa settare il nome, scusami? Perché non è una cassa, pa. No, Una no, cassa la cassa di posso. tutti, eh. No, no, all'altro. No, non hai capito. Ecco, vedi, mi fa cambiare adesso. RIP. Quello c'era un bar, ti faccio. Questo va a giocare, zio. Questo va a giocare. Da solo, Decisamente. vero? Sì. La M1911 Gold. Comunque una bella pistola. Non è una Desert Eagle, ma è una bella pistola. Non è una Desert Eagle, ma è una bella pistola. Oh, io non ho caricatori di Eagle 50, manco a pagarli. Manco. Mango a pagarli. Questo aveva 4 caricatori di M16 pieni qua. Di colpi veri. Cioè, Quello ci ha sperato che noi trovavamo la che cassa. senso. Sì, ma che Sperato. senso c'ha giocare qui? Secondo me non è privo di senso. Io l'ho fatto, è privo di senso. Privo di senso mettere tutte le cose migliori che hai da parte e andare sempre in giro nudo. È una stupidaggine. Veramente no senso. È controproducente in un survival del genere. Cioè, ok, l'organizzazione, ok, giochi da solo, ok, seppellisci il cazzo che ti pare, però non. Se ti sgamano la roba, tutto finito. Resettato. Capì? Non lo so, non mi pare una. Ma lui ha detto di aver cambiato server, potrebbe essere veramente così. Perché ha detto che ha cambiato server lui? Quando l'ha detto? Prima l'ha detto. No, ti sta sbagliando, dopo mi vado a rivedere la chat, ma non mi pare aver letto Ma la. sì, ma Marco dice di logica, una persona che ha cambiato server prima non si connette, secondo non sta in quella base. E lui prima ha detto I moved everything la prima volta, non c'è più niente, ho spostato tutto. No. Adesso siamo entrati e Però. ci dice no, no, non c'è più niente, non c'è più niente. Allora, Invece tu non hai non ha capito. detto no, ho spostato tutto. La cassa abbiamo trovato era sicuro le cose più di valore che lui aveva. E questo è certo, ok? Proprio in assoluto. Sì. Però quello che mi domando è, in ogni caso, dove. Cioè. Mi puzza, perché non possibile non c'è la roba da crafting, si è spostato veramente? È possibile. Secondo me si è Possibile sia spostato di spostato server, davvero. Pacio. Si è spostato proprio di server. Si è lasciato la roba per fare PvP. Può essere. Con la cassa. E il resto si è spostato. La base lui ce l'aveva alla fine, capito? Può Non essere. so dove abbia messo i toolbox, quelle cose lì. Sicuro a qualche parte ci saranno anche quelli. Secondo me sì. Secondo me sì, va. Ma non lì dentro la base, va. No, 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 fuori, fuori, però. Cioè, da scemi mette la cosa più rara che c'hai là dietro nell'angolino, no? E. Boh. Ma probabilmente Il quello per lui resto era il posto no? più sicuro. Il problema è che se devi seppellire lo devi fare lontano dalla base, se no non ha Comunque, Bacio, senso, posso dice dire una Blumen. Io sono cosa? d'accordo con te, sono Posso dire d'accordo, una Blumen. cosa? Dimmi, dimmi. Dimmi, pa. Questo aveva la base. Questa aveva la base come la nostra a livello di struttura. No, Sapeva giocare, ma non trovi uno con barrette caricato base no, non no, è sai un'altra cosa giocare. che ti voglio dire. Ah, ok. Guarda quanto poco è bastato per far saltare la porta. Lo so, pa, lo so, domani bisogna Noi abbiamo cominciare. lo stesso tipo di struttura, non è che ce l'abbiamo Che uguale. ci vuole per portarle a 3? Un livello di metallo, un quantitativo di metallo incredibile. Ma allora non pensi che sarebbe meglio lootare ancora metallo e fa un altro giro a sto punto, intorno a Ma sai che cosa base? farei più che altro Cioè, io? direttamente. Metterei un bel giro di filo spinato attorno a tutti i muri della base, così non ci si possono avvicinare. Però Attorno al quel filo lavoro che ho spinato. fatto io lo fai pure col filo secolo, pure col filo spinato intorno. Il discorso è che non so se poi salta il filo spinato quando salta il muro. Punto di domanda. Perché se non salta il No. filo spinato è un delirio. Capì? No, non è. Il filo spinato hai capito quale? Quello da per terra, Capito dici che. tu. Quelli per Sì, terra, bravo. Quello lì lo metti esatto. davanti a 1 metro dalla base, che prima devono spaccare quello e poi il muro dietro. Pure, non è male. Vabbè, un check-ammo rapidissimo. Dobbiamo trovare MK18, signori. Comunque noi il fatto che non possiamo mettere mine davanti alla nostra base.
Ma ce le possiamo mettere qua, però su un palagente io che ti devo dire. Cioè, se ce le mettiamo e poi zumbano le persone non è bene, tra virgolette. Cioè, perdiamo soltanto fame, eccetera. Epstein, Diden Kim, Self, i finlandesi veramente giocano safe, secondo me. Ma veramente, veramente tanto safe giocano. Secondo me non hanno tutte Perché? le armi che abbiamo noi, c'hanno No, solo come il fanno che... castello da qualche parte. Fanno il castello da che parte, esatto, bravissimo. Bisogna capire dov'è questo castello, però. Ma possiamo andare a vedere veramente Z4, che loro continuano a dire che era in Z4, era in Z4, però mi sembra un po' un... Ma io sapevo che era B e coso, era la base per grossa in quello, Z4. E lui diceva Z4, non siamo in Ah, ma Z4, può essere che te flat l'hanno detto no Z4. per fatti andare dalla base Da qualcun B, altro, sì. esatto. Però, capito, però, cioè, io l'ho già vista quella base lì. Lui non ha detto we are on the... Cioè, lui non mi ha detto we are on the lighthouse, capito? Lui ha detto we are on the flat spot at Z4, però, capito? Non lo so, sinceramente, non lo so. Quanto abbiamo risparmiato in termini di screwdriver, cazzi e Quello mazzi? volevo vedere. Infatti sto andando a vedere proprio quello, considera, in questo momento. Epa. Tantissimo, pa. Tantissimo. Cioè, vieni a vedere la cassa ride. Ce n'abbiamo... Io te l'avevo detto che in realtà i cosi d'oro li apriamo. Cioè, ma quanto tempo ci ho messo a aprire questo lucchetto No, d'oro? ma E più che quello dentro altro la porta, non abbiamo cioè... dovuto aprirne altri 6, cioè capì? Oltre a quelli. Non abbiamo dovuto aprire altri 6 che c'aveva lui davanti alle porte lì. Perché lui c'ha due porte. Una davanti all'altra. No, ma non hai capito, a prescindere da quello, comunque l'avremmo aperto tutto, comunque l'avremmo slucchettato qualsiasi cosa, cioè si aprono. È imbarazzante il fatto che boh, a momenti mi pare più facile con le bobby pin a me che con i cosi, con gli advanced lockpick, io non lo so perché sta È cosa. più facile con le bobby pin, Ma com'è Pacio. più facile Semplicemente con le perché hai... bobby E certo, hai più visuale. L'Advanced Lockpick ha un diametro troppo grande per vedere il tuo minimo spostamento. Il bobby è Boh, sottile, non lo quindi so. ogni centimetro che tu la... Io mi trovo molto meglio col bobby, perché vedo molto più dove è Io alla fine con i il vero risultati, cioè a punto livello di dove io sto risultati, io andando, a che è più livello di sottile, risultati col quindi Bobby Pin, cioè è proprio il apro di centro, più. vero? Cioè che ti devo dire? E forse hai ragione tu. Boh, la cosa che è assurda è che io ho il mouse a 3200 DPI, cioè quello è il discorso, capisci? Lo faccio con lo slucchetto con una sensibilità altissima. Ci ho provato a abbassarla, mi trovo malissimo, pa, malissimo. Cioè ora mi sono abituato così, amen. Cioè via. Ognuno si trova col suo metodo e boh. Bom. Persone on, sai. No, ma io penso che in base nostra senza il C4 è letteralmente impossibile. No, no, pace. Pa, però un culo devi slucchetta tanto, cioè pure qua devi slucchetta. No, come abbiamo fatto noi. Eh sì, e le porte? Vai, vai, spara colpi di pompa all'ingresso del coso, divertiti. Ha voglia. A spara colpi di pompa. Cioè la porta Due c'ha un pneumatiche. miliardo di HP, cioè, non mi ricordo quanti so. Un miliardo la porta ce n'è. Quella del proprio l'ingresso del faro, intendo. Una volta c'erano porte in ogni settore del faro. Sì, me lo ricordo. No, non c'erano, non cavavamo No, dobbiamo fare un c'erano delle altro giro porte. intorno, qua, per forza, dobbiamo finire di chiudere C'è questo giro attorno di primo, quello attaccato alla base, lo ulteriormente. dobbiamo Sì, fare domani ti attorno aiuto al io, faro. domani ti aiuto io, anche perché appunto sarò dal portatile, sarò quindi, francamente mi fa pure piacere fare queste cose. Metterci a fare tutte queste cosine. Ah, sta facendo giorno? Dai. Ah no, è la luna piena. Minchia. Io vi saluto, saluto tutti in live, ti saluto con Sì, questo. adesso anch'io vado. Devo finisco di mettere un secondo in ordine. Ci diamo appuntamento a domenica praticamente. Che dal Vai. portatile non sarà il caso proprio. Bella a tutti allora, bella pa. Bella, brother, bella. Ah, RPG riuscito a non cagarsi addosso. Bellissimo. Bevendo un quantitativo spiocinante d'acqua. Ok. Ah. Al volo. E poi si rompe con un'accetta. Lo so. Lo so. Purtroppo qua tutto si rompe se vuoi entrare. Se vuoi entrare veramente rompi tutto. Quello che cazzo ti pare rompi. Oh, qua ci potrebbe essere qualcosina di interessante. 45.
Barbara 357 357 carini. Basta. Finito, resta un pianto. Ok, costellame. Oh. Ah, colpi traccianti di M16. Interessante. Interessante. 9x39 KSU 50 AE. Finito. NDC Soul Fox. Vediamo qua che ci sta. 50 BMG 357. Mettiamo qui. Sparo, non c'è più nulla. Buono così. Buono così, bene così. Questo è inutile. Mettiamo qua. Questo armo è il piercing singolo. Questi vanno qua. Questi vanno. Posso prendere i droni. Mettiamo qua. Colpi di pompa se ne ha usati un bel po', se ne ha usati, però qualcosa è rimasto nella cassa fast ride, sono stati presi tutti. Ah no, siamo lì a posto. Fly. Beh, ladies and gentlemen, è stato per noi un piacere intrattenervi, raidare, spaccare tutto quanto, spaccare. Davvero, davvero un piacere. Domenica facciamo un'altra live importante, sempre di casino, bordello, riding. Ci dobbiamo ripreparare un attimo, ci dobbiamo riorganizzare bene. E fatto questo, signori, si andrà verso la triple cifra. Grazie a chi ci guarda e ci sostiene. E se beccamo domenica. Bella, ragazzi.